User joined your channel. User joined your channel. Grazie. Buon salve. Cos'era quella canzone? Non lo so, Corno. Adesso andiamo a vedere. Non ho visto. Erano i Night Riots. Cosa vuole sempre sapere sto qua? Dicevamo. Infatti, non mi interrompere, Corn. Porca miseria. C'ho sempre la webcam di merda. Io mortacci. Un attimo, adesso vedete questo scuro. Devo fare una sistemazione perché qui Windows è sempre il capo di Barbagianni. Porca miseria, non siete tristi? Come un botto. Corno non gliene frega niente. Guarda, sì, stavi ordinando Just Eat, stavi ordinando. No. Tutto il sito. Perché no, a quest'ora, volendo. Io sono molto triste. Non ho la fame mai nella vita. Okay. Però sono meno triste di prima perché comunque ci stiamo giocando per i fatti nostri. È vero. Madonna. Noi per i fatti nostri ci stiamo giocando. Anzi, no. Ci stiamo giocando più di prima. Se Marco non l'ha finito, ha già fatto il meme su Discord perché su Discord c'è scritto cosa sto giocando. Fatto, aspetta, lo vado a vedere. Io ieri ho giocato pochino, cioè ho giocato solo la sera, ma l'altro ieri ho fatto le 4 di mattina. Infatti ieri mi sono preso una cosa e ho detto ok, non lo tocco oggi, sto bello tranquillo. Quindi giochi a Farming Simulator? Sì, ma niente di serio, con il meme di Giacomo e ti sposa. Con sotto lo screen di me su Farming Simulator 19, a che ora era? Tipo era notte tardissima. No, no, ma non giochiamo nella mappa della live. No, abbiamo un altro server, grazie mille. Grazie Anto, grazie Big Joe. È Big Joe. No, abbiamo fatto una cosa diversa. Abbiamo fatto una cosa diversa. Dalle 2 alle 3:30 c'eravamo io e Davide. Giuro che mi compro a dirle. Vero che è entrato anche Korn solo una volta per guardare i cantieri, ma... Esatto, è arrivato con le mani in macchina con me e è arrivato con le mani dietro la schiena e il cappello ed è rimasto così. Cioè le mani sono rimaste dietro la schiena. Ieri io e Davide abbiamo giocato, era tardino, dovevo andare a letto. E gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, abbiamo preso il pick up e ci mettevamo a fare i voli dalle montagne. Erano dalle 11 ore di farming, non l'ho visto quello, aspetta, a vedere. Ah, c'è scritto... sotto in piccolissimo, aspetta, guarda, lo vedete più o meno a pezzi così? no, non si... ad 11 ore e 43 elapsed time. Va bene. Non so cos'è Tyler Rake. Non so, fammi aprire il gioco, intanto che non perdiamoci tempo. Grazie, Colettino. È il culo, film, quello di Chris Hemsworth, non l'ho ancora visto. Sei un imbecille. Io lo voglio vedere da lui. Tra l'altro, bastardo, anche io lo voglio vedere da te, scusa. Adesso hai ripreso una vita normale, dai, fammi l'amore, per ritorna favore. Anche a morire. Nolloland, grazie mille. Grazie, per favore. Grazie anche ehi, quanti? Grazie. Askden. Ho appena provato a togliermi le lenti a contatto, il problema è che non mi sono reso conto che non avevo le lenti. No, assolutamente no, culo. Niente. Mi sei tagliato tutte le pupille. Stai zitto, ma che stai dicendo? Ma è pazzo lui. Ma tu sei pazzo che lo ripeti. Mi sono toccato fortissimo. Ah, basta, senti, allora, andiamo nel server che abbiamo un lavoraccio da fare oggi, l'ultimo giorno, ma sarà un inferno. Se c'è una cosa che patisco sono proprio gli occhi, infatti io se dovessi mai mettermi le lenti, infatti credo che piuttosto rimango cieco. Ma lo sai che invece sono gli occhiali che sono tanto belli, un accessorio di così... Io li odio. Ma vaffanculo, Marco. Oddio. Io li odio, non li sopporto. Forse per me li spezzerei a metà. Per me non danno. Anche solo quando ti devi appoggiare al cuscino, che hai gli occhiali, da un po' di allucinante. Quando mi hanno messo gli occhiali è stato uno dei giorni più brutti. E poi io quando sto nel letto non li tengo gli occhiali. E io sì, perché non ci vedo. Cioè da vicino ci vedo. Ho fatto un errore, ragazzi. Da vicino così. No, ovviamente quando dormi no, quando devi leggere. Dovete riscrivere qua per favore la password del contatto birichino perché me l'ha cancellata. Infatti sono entrato nel nostro di là, io ho sbagliato. Fammi riaprire il gioco. Ok. Ma con la mascherina adesso è anche un po' più un problema. No, ragazzi, io non li sopporto. Ma in realtà ieri sono uscito per la prima volta con la mascherina. Perché sono uscito 2 volte. E in realtà non ne avevo bisogno neanche ieri, per dire. E ti avevo non promesso. Mi è andato neanche la stessa. Grazie Gianni. Ma era quella la posta? 44 di Gianni e 4 di morti. Grazie, bellissimo. Grazie mille. Dobbiamo. Ma d'estate non sapranno. No, a me è proprio da un a parte che non mi vedo bene, nonostante siano passati. È passato un anno e mezzo, ancora non mi ci vedo. Mi dà fastidio guardarmi. Ma poi mi dà un proprio fastidio qua, dietro, che tutto mi dà fastidio. Poi mi tocco e mi... Beh, Outbear, io mai non penso che quelli che non hanno gli occhiali sono dei maghi, perché io non
non mi ricordo più com'è svegliarsi e vederci. Non so. Ma io la mattina non ho questo problema perché non mi ricordo di non vederci, quindi per me la vista è così. E quando mi sveglio non vedo niente, quindi non so come si fa a vedere. Ma cazzo è la seminatrice? Qua. No, non è vero. Dicono che stasera c'è il reveal della nuova season di Rainbow Six. Sono curioso dei nuovi operatori. Curioso anche io. Tu non l'hai mai sentito bene, che no? Io fino a metà delle medie vedevo bene, poi ho avuto un li ho messi intorno ai 18 anni. Io avevo verso 13, 14, credo. 13, 12, non mi ricordo. Alle medie comunque. Io per fortuna per adesso non ho bisogno ancora, però. Devo mettere anche la webcam di Yetzer. Sente una leggera voce, effettivamente. No. Tanto siamo in sincronizzazione adesso, che dovrete vedere tra un po', eh. Minchia, tra 7 gradi sono tanti, eh. Non riesco a leggere il tuo nome perché è in giallo chiaro su fondo bianco. Scappadella è quello che ha perso gli occhi con le lenti, quindi... Che si è ridato tutto. A me le robe con gli occhi, invece, a meno che proprio... Cioè, non c'è uno che non infila qualcosa. Non mi dà... A chi vorrei fare il lato? La seminatrice l'abbiamo venduta, dov'è? Sembra strano. Ah no, è staccata, perché è staccata, perché è staccata dal tractor. 7 gradi è tanto, io ho 5 meno, che comunque è tantissimo. Giusto? Grazie, mi fumaro. Quindi dobbiamo trasferire. Ah no, dobbiamo ancora fare soldi per poter prendere. Ma no, li fai il cingolato, che è più bello. Ma no, io mi trovo bene con questo per seminare. Vabbè, che se vendiamo questi campi ci arriviamo in abbondanza. Io devo rifare la visita oculistica. Mi sa che sta quarantena forzata tra PC e Cell mi ha rovinato la vista. La quarantena non aiuta, se avete. Sì, scusate, se non farla. Vabbè che. Oddio. Magari adesso fare la vita oculistica credo che sia tra le. Io l'ho fatta, l'ultimo giorno di libertà la visita oculistica. Io se state l'ho fatta. È che appunto in realtà adesso potete fare tranquillamente. Tanto il medico sta a distanza. Cazzo, oddio, quando vedi l'occhio. Marco, o Corvo, chi è. Seminate voi, vado a prendere il fertilizzante. Dammi. Cosa porto di là? Vi porto il camion? Ma a parte che non abbiamo ancora preso il campo, che dovresti porto il camion? Farlo, infatti. No, dobbiamo prima seminiamo questi due campi. Ma anche perché guarda, se compriamo il campo non ci abbiamo più soldi, proprio zero. No, infatti guarda l'altro se c'è da fertilizzare o cosa. Ma in realtà allora, se volete prendere solo quello grande si possono vendere questi e ce ne hai più in avanzo. No, sì, non sì, volevo. Ma infatti possiamo comunque vendere questi. Quindi. Se alla fine della live siamo messi, cioè se a una certa della live però dobbiamo messi prendere male, un'altra sì. Seminatrice, lì dobbiamo trasferire tutto, quindi adesso facciamo una raccolta qui. Magari possiamo vendere il camion della legna. Che tanto non penso che ci servirà. Ma io. Sì, cosa sì. Facciamo col camion? Anche il carrello piccolo, un piccato. Possiamo vendere un sacco di roba e tenere solo quello che ci serve per fare una raccolta. Anche perché io adesso non posso fare un cazzo. Anzi, vado a. Vai a vedere, c'è da fertilizzare quello là, non lo so. No, erbicidare. No, da quello dei girasoli. Quello vicino alla casa. Non c'è ancora il campotto. Era quella gialla. Ancora coltivato. No, non era. Era quella gialla, no? Era questa qua, era. Cosa? Per fertilizzare, non era questa qua attaccata. Non mi ricordo più. No. Fertilizzare? Eccola qua, sì, era questa. Faccio il campo dei girasoli. Sì, aspetta che ti spiego prima. Non so perché mi è crashato Twitch appena sono entrato. LOL. Lo scriverò Omega Lulla. Esatto. Monkas mi è crashato. Aggiornati, dai. Sono veramente un vecchio. Boomer. Ma questo è. Roftl. Fertilità 50%, sì. Ora. Andiamo a vendere il pesce. No, perché? I soldi si fanno comunque se hai un bel po' di pesce. Guarda su Animal Crossing. Ah beh, allora. Potevano mettercela la pesca, in effetti, secondo me ce la aggiungeranno. Ma non è farming. Pesca su farming, non credo. Ti porta gli occhiali con i lenti con il filtro per la luce blu. Beh, sì, degli animali. Io ce l'ho. Grazie, Magic Dog. No, io so quelle invece con gialle, marroncine che sono fatte per il computer. Quelle proprio gialle che si vede che sono gialle mi dà fastidio. Così mi hanno detto che sono fatte in Giappone, poi non so. Quelle mi danno fastidio. Quelle ho fatte là. Michele Poggers. La Davids. Michele Poggers. Allora, vengo a darti il fertilizziere. Vengi. Ci sono il 5%. Con il 5% di cacca. Finiscilo tutto, che sennò mi dà fastidio che non...
Non le usi tutte e due. Ma se io prendessi un contratto rapido, e la prossima gliela almeno 20.000. Ma tanto adesso vendiamo, qualche soldino lo facciamo. Tanto non c'è nessun contratto di raccolta, è incredibile. Neanche uno. Ma tanto adesso siamo noi il contratto di raccolta. Ma a sto punto, scusami. Senza stare a seminare. Vediamo direttamente. Vendine uno, no? Corvo, fermati. Anzi, no, finisci il fertilizzante, per favore. Okay. Quanto ti manca? Ma se vendessi. Se vendessi il campo 18, che è quello inutile. Anzi, no, Corvo, fermati, non ci vuole aspettare. Ma aspetta, ma prima proviamo a vendere i vari mezzi, magari ci arriviamo lo stesso. Ma no, ma basta vendere il campo quello di fianco alle galline, che tanto vendo. Aspetta, perché sto. Scusa, mi è partito il ditino. Vai. Lo vendo? Aspetta, fammi fare a me. Allora. Ti avevo promesso. Perché non mi ha terminato la ricarica? Sono al 46%. Ah no, aspetta, però. Vabbè, vendo, sì, però aspettiamo a comprarlo. Avvicinati un po'. Aspetta così, fermo. Ok. Che rosata che c'è qui. No, sono al 100. Fastidioso. Iniziate poi a portare di là il camion. E allora, aspetta, allora fammi vendere qui. Tac, vendo il 22. No, non quello dove sono vendere un, ne basta uno, vendo il 22. Vedi il 18. 18, fa cagare 18. Ma ci sono le galline, c'è tutto. Povere galline, galline magari meglio, non so. Non credo, sono dentro il coso. Vendo il 22, che è quello che c'è da anche di più. Tanto non ci sono più un cazzo. Sì, non vendi 22. Allora vado direttamente di là. Sì, porta il camion. Vai all'otto. Adesso vado alla seminatrice. No, aspetta, comprarlo. No, aspetta. Perché? Fallo prima finire di crescere. Grazie Travel, cos'è seminato e tutto, chi se ne frega, cioè. Non lo so, infatti non so se è già seminato, che fallo fare prima dalla CPU, perché vado a vedere dov'è. Perché ho cambiato. Vabbè, iniziamo a portare là qualcosa. Allora tipo io sporto di là la mitra. Qua ci serve la spannocchiatrice per i girasoli. Allora campo 8, giusto? Quindi una metitrebbia la possiamo portare. Io vado a scollinare di qua, si riesce. Io adesso fertilizzo, poi vi porto una trebbia se c'è bisogno. Oh, cazzo. Ma è veramente curioso di quanto vale un campo, il campotto intero venduto. Adesso finisco queste due striscioline qua e arrivo. Porterò questo intanto. E il gancio è qua. Posso agganciarlo. Vuoi da bere? No. Vieni qui tu per me. Vieni qui tu vieni per me. Vieni qui tu per me. Ma vieni qui. Per favore, vedere cosa cacchio vendere qui, intanto. Tu per me, tu vieni qui. Per me. Qui. Vendiamo quindi 15 il camion della legna. Quale sarà adesso? Anche i pick up volendo, cioè si prende poco dei pick up, però. Perché qua nel campotto non abbiamo spazio, quindi cioè, c'è il campo e basta. Spero di aver venduto quello giusto. Ma adesso portiamo infatti le cose necessarie, le trebbie, le varie fertilizzanti, le cose. Tipo, il carrellino verde lo vendiamo. Allora, il campo 8 adesso è coltivato con la colza, non fertilizzato. Bastarde. Arrivo. Ma adesso però sai con i soldi che facciamo per vendere? Ci compriamo il coso per il veicolone per fare le cose lì. Per caso abbiamo del fertilizzante che così ricarica? Il fatto che se andiamo a dormire cresce. Ah sì, un pochino sì, nel campo 22. Vado a prenderlo. Allora. Andiamo a dormire cresce, quindi non si può. Pick up, ne vendo uno a caso. Non l'ascolto e... Allora la mititrebbia la lascio qua per adesso, allora. Ma dai, adesso l'abbiamo venduto, non posso più ricaricare, mi sa. Che cosa? Questo è fertilizzante, no? C'è questo qua nel campo 22. Sì. Vedere, e non posso ricaricare. Ma o lo spingo cosa, fuori. Per cosa ti serve il fertilizzante, scusa? Qua, per ricaricarlo... No, cioè, ma è già al 100% il fertilizzante. No, quello mio, del cingolato. Questo qua che c'ho io, Moro, che stavo usando nel campo 21. Ma quello lì è liquido, Marco. Serve quello liquido, c'è qua nella strada. Ah, io pensavo fosse quello. Allora, adesso vendiamo anche. Ma non c'è tutto qui, o sì? Allora, il muletto lo porto in là, no?
lo tengo qua. Dobbiamo vendere questo. Dobbiamo vendere questo. Il pick-up? Pick-up no, ce n'è uno, sì. Ho ciucciato tutto. Vendere questo. Serve, basta. Porto la fertilizzante già? Fertilizzante sì. Liquido lo porto lì. Sarebbe da fertilizzare. Che cazzo è quella roba gialla, scusami? L'altra mititrebbia. Ma cosa noi ce l'abbiamo di qua? Ancora, vero? Allora, io venderei vendere anche gli altri campi, che ci compriamo i macchinari quelli belli pesi. Mm-hmm. Se volete possiamo fare questa cosa. Allora, qua volendo c'è già da concimare. Vabbè, ah ragazzi, ci sarà Grinello. Ma tanto adesso dormiamo, pesce tutto, ci incubiamo. Infatti il primo raccolto non conta. Ma non so se ci facciamo il tempo a farlo crescere anche un secondo. Allora inizio a portare... No. Io sto portando la... Fertilizzante liquido. Anche perché adesso compriamo un'altra mililitrebbia. Allora andate subito a dormire. Aspetta che sto vendendo le robe. Allora, intanto mi posiziono a casa, dai. Ah, non posso le galline perché c'è dentro un botto di galline. Vabbè, dai, tanto vado a dormire. No, vado io, sono io. Ok. Tanto vado dalle galline. Dove l'ingresso di sta casa? E poi il cioccolato lo riporto a casa se devo trasportare qualcos'altro, Facciata. Ditemi. A metà carburante, tra l'altro. Ma mi incastro, sono così grosso. Probabilmente è fatta di merda la casa, non si sa perché. Ok, sono arrivato allora, al sono campo 8, santo. Quindi 10 ore, giusto? Ti fai 10 ore, fai 10. 10? Sì. Sì, bastano 10. Oh. Intanto qua sono mezzi cresciuti i girasoli. Gamas. Qui non è cresciuto niente, accelera il tempo. Aspetta, intanto portiamo tutta la roba abbiamo di là, abbiamo appena iniziato la live. Tanto guarda che adesso tutti lì a mietere non ci mettiamo. Beh, mietitrebbe ne abbiamo comunque sempre due. Adesso ne compriamo un altro. Dopo costa 1.200.000, non è che abbiamo così tanti soldi. Io ho voglia. Allora, per un'altra trebbia dobbiamo ancora vendere roba agli Ezzer, dobbiamo vendere i campi, dobbiamo vendere tutto. Dobbiamo prendere un'altra trebbia, dobbiamo prendere un'altra seminatrice, dobbiamo prendere il macchinone fertilizzante. Aspetta, ma compro il campo perché è cresciuto adesso. Compra. Infatti io vedo cresciuto a metà, ma non è vero. Sto prendendo le uova qui. Cosa porto? Porto il camion, ragazzi. Aspettate. C'è rimasto 400.000. Poi la trebbia verde, boh, fate voi, uno dei due. Portate il camion, eh? Il camion lo sto portando io adesso. Sto portando l'erbicida io. Via. No, il passaggio è troppo lento. Allora, le galline. Ho preso farming quando lo misero gratis sul PS Store. E mi sto spaccando le giornate. Ho sbagliato. Beh, bello, anche noi l'abbiamo preso gratis da Epic dicendo vabbè, lo proviamo in live, vediamo. Niente. Ha preso. Ah, queste sono quelle che abbiamo noi, quindi dobbiamo vendere tutto. Poi avevamo in testa di farlo da un bel po' farming, poi non l'abbiamo mai fatto. Ma perché costava anche tanto. E adesso ci ha preso bene. Ho sbattuto e sono stupido. Lo trovo molto molto rilassante come gioco. Sacco, mamma mia. Sì. E comunque è cioè, anche per quanto sia comunque effettivamente ripetitivo, però ti dà sempre robe da fare e volendo te lo puoi variare tu, cioè. Beh, sì. Ripetitivo assolutamente sì, devi sempre fare la stessa roba, però volendo, che ne so, al posto di fare la soia, ti metti a fare i girasoli, le patate, oppure ti metti a fare le patate, ma poi ti spari perché un'idea del cazzo. Ma chi ti c'è metti qua? A fare un sacco di robe. MC Andrea, no. Cazzo di Andrea, ma è andato da solo. Grazie mille. Dove cacchio sto andando? Ho sbagliato tutto. Allora, io tutto porto il muletto anche di là, Stavo leggendo la chat e sono finito a campo 6. Perché già venderle così chiede di cacca. Devi vendere anche il camion, una. Ma hanno tutti il serbatoio così. Poi dobbiamo vedere. Ma siamo pieni di galline. Non ci metti. Aspetta. Senta, tu sei già partito, no? Sì. Ok, adesso arrivo, ti lo posiziono lì di fianco, sperando di non morire. Ma quante cazzo ce ne avevamo? Non è possibile. Qua. Ma le devi selezionare dall'alto. Vado a prendere anche. No.
Senti che botte. Porca che... miseria. Non finiscono più, amici. Vado a prendere. Porto la trebbia verde. Va? Allora, vendiamo questo intanto. Conferma. Ah. Aspetta, okay. 8000 di meno 8000 di animali e meno 4000 di altro. Non so cosa vuol altro dire. Però vabbè. Dai, questa volta sono di meno, Questa volta sanno di meno, Dormo con la svelta. Tra l'altro stanno crescendo già le pannocchie qui. Eh no, aspetta, ma tanto li vendiamo tutti i campi, avete detto? Sì. Anche quello delle pannocchie? No, quello delle pannocchie dobbiamo raccoglierlo prima. E allora la lascio qua la trebbia verde? Eh sì. Allora sì. Ma io devo andare a consegnare ste uova? Volendo sì, puoi andare a consegnare le uova. Queste sono le uova. Ok, quindi adesso in teoria posso vendere qui questo. Uova, devo venderle al... venderle al ristorante. Okay. Devo venderle... Poi mettere via qua. Vendiamo il cane. No, il cane non lo vendiamo. No, il cane no. Dobbiamo trasferirlo. Come facciamo? Amici, aspettate, ma io adesso faccio anche le pannocchie. Ma poi dove le scarico? Arrivo subito. Tanto qua. Allora, possiamo vendere. Non si può scaricare, ragazzi. Qui vai direttamente al. Eh no, con la trebbia. Sei pazzo? Perché? Molli la malì e poi. Non ho capito. Ma devo comunque allargarmi poi. Non ho capito ci provo. Aspetta, cosa? Non abbiamo da scaricare, perché adesso ho portato il camion di là, non abbiamo più quello verde. Ah, vabbè, vai di là con la mititrebbia e poi lo scarichi direttamente lì. Ci provo, non assicuro niente, però. E poi vendiamo anche la seminatrice questa qui. Per figlio l'abbiamo venduto, ma che dispiacere, ragazzi. No, non l'abbiamo venduto per figlio. Ok. Ora stiamo passando tutto al campo grosso, amici. Esatto, poi dobbiamo lì. Prendere un'altra seminatrice. Questa qui. Almeno un'altra. Ma la noleggiamo la seminatrice? Voglio... Beh, dipende quanti soldi. Vendiamo prima. Intanto prendi la trebbia che è la più urgente. Poi vediamo quanto ci rimane. Ci facciamo due conti. Vendo prima i campi. Dobbiamo vendere il campo 18. Ovviamente, qua le pannocchie è cresciuta una striscia. Niente, tutto il resto non si stacca. No. Le pannocchie cazzo sono due campi, che fastidio. Il 20 ci dà anche un botto perché è tutto in mezzo al ristorante e tutto. Faccio il prima allora, possibile. Prendiamo la trebbiatrice. Costa un botto la trebbiatrice. Prendiamo un'altra Hulk. E anche perché Bumblebee deve essere la sola ed unica. Tac. Tac, tac. E dobbiamo prendere anche la lama. La lama anche quella erano sugli 89.000, mi pare. Sì. Metrug, grazie mille. Ok. Ho finito di prendere... Non è vero, vado di là e prendo anche quella. Poi dobbiamo prendere la seminatrice, appunto. Aspetta, fammi vedere quanto cazzo costa. 489.000 quella gigante per l'erbicida. Però è gigante. Però magari la noleggiamo dopo quella. No, le pannocchie comunque non arrivi a quella cifra. Prendiamo un altro di questo. In realtà dovremmo prendere due... Perché forse ci servirebbero due camion. No, no, vabbè. No, ci servirebbero... Ok, io ho scaricato tutte le uova. Ci servirebbero... Io adesso ho comprato un'altra disseminatrice, ma ce ne servirebbero... Sì, ce l'hai i prezzi in almeno testa. Almeno tre disseminatrici. No, oddio. In realtà si potrebbe già iniziare che uno inizi già a seminare mentre noi già raccogliamo, quindi... Io arrivo prendete adesso. Le più grosse le seminatrici però dobbiamo... per il campo 8. Ma più grosse sono inguidabili. A parte che quella qui comunque 9 metri. Più grossa sarebbe... Qual era questa qui? 15 metri? Eh sì. Però era terrificante questa qui da 15 no, metri. No, ma se facciamo il contemporaneo ma meno male. Ma però devi fare avanti e indietro con la mititrebbia, non devi fare in no, circolo. Perché andiamo con due mititrebbie, quindi comunque già fai lo spazio più ampio. No. Perché se con la seminatrice devi fare avanti e indietro con la mititrebbia, fai in circolo. Sì, ma lo fai con due mititrebbie, quindi il circolo è già con più ampio. Con tre mititrebbie lo fai in teoria, però. Quindi... La mia adesso qua devo raccogliere. Il circolo lo fai molto più grande. Non sta crescendo. Sì, comunque anche con due seminatrici. Allora, io già un circolo l'ho già fatto. Qua non crescono le pannocchie, ragazzi. Non so. Ma adesso stanno le pannocchie. Le raccogliamo dopo. Vieni qua con la mititrebbia. Ma i girasoli poi devo. Ma tanto.
Tengo già lì, non so. Cingolato con questo attrezzo lo buttiamo via. Aspetta, provo a scaricare. Beh, il camion per il raccolto massimo consegniamo qua vicino, che tanto il valore è più meno. Vabbè, ma sono qua, vedo se riesco a entrare con la situa. Non so come farò. Provo ad allungare da qua di lato, vediamo se riesco a buttarlo dentro. Puoi farcela, sì, Mary. E ci credo. Anche io quando stavo per finire Low Knight volevo non finisse mai, porca miseria. Ero lì a fare tutto quanto perché non volevo finisse mai. Ma questa roba in garage c'è da riportare. Cosa sarà Miti Trebbia? Vediamo quanto ho fatto con questo poco campo. 4.007, vede. Inizia a portare la Miti Trebbia nuova al campo. Sì. Ma Silsong deve uscire da... Deve uscire a giugno in teoria, però non se n'è più sentito niente, spero non lo rimandino. Amici, ma qualcuno mi spiega bene come funziona? Perché io non ho capito l'evento del museo. Perché stamattina ero rimbambito, hanno scritto dell'evento del museo di Animal Crossing. Ma non ho capito perché ero sveglio da un minuto, era alle 8:30, avevo la testa anche le vuota. Sementi. E non ho capito bene cosa devo fare. È un evento delle banche. Devo passare di qua perché sono andato dall'altra parte. Ma in questa seminatrice qui non è che ci va. Non ho attaccato niente. No, solo solido. Okay. Ogni volta mi sa che lo guardo, ma... Yeah. Ora il pipolo. Rimbiamo. Ma perché si è stoppato? Beh, la data l'avevano detto che doveva essere tipo il 20 giugno per Silson, non me ricordo. Praticamente un giro del museo, semplicemente raccogli 3 timbri per zona, quindi devo andare a visitare il museo. Io non l'ho fatto ovviamente, non c'avevo voglia prima. No, dovrebbe uscire su tutte le cose. Per i semicacchio, abbiamo 2 seminatrici però. Vabbè, ma abbiamo il muletto, porto i pallet di semi, faccio i viaggi col muletto, tanto siamo... Amici, che strano vedere tutto vuoto qui. Allora, inserito con l'altra di Trebbia e inizio a raccogliere. Infatti Inxis poi lo faccio. Oh, veramente ne ho vinto delle balle, più la non voglia di... cioè, non... Ma in realtà trova certo. Io tra l'altro domani, nel martedì, dobbiamo fare il nostro solito giro delle isole. Il problema è che io sto rompendo tutta la mia isola da capo, quindi dovrò fare un'entrata raffazzonata per non farvi vedere i lavori in corso. Anche perché poi ve la voglio far vedere l'isola nuova. Il bacio a 0%. Però devo rompere tutto. Domani continuo il giro, mi raccomando. Scrivete anche su Instagram, non solo su Discord. Facciamo che però mi mettete... Che palle che non è un rettangolo. Hai visto Pier? Sì, che è quello che sta andando in fondo al campo di là? Non Pier, parlo di qua all'inizio. No, perché così facciamo il giro, io seguo Liezer. Stavo riandando dalla segheria io. Ma era meglio che partivi dall'inizio. Era meglio partire, vabbè, in realtà lo cambio. No, ragazzi, è l'ultima puntata di Farming questa qui. Marco, hai letto del giocatore che ha trasformato la sua isola in uno zoo utilizzando gli abitanti come attrazioni? Ma che storia. Oggi è l'ultima puntata di Farming e io ho sbattuto contro il trattore. Che bot. Ma non ci disperiamo comunque. È vero, posso comprare... Cazzo, l'ho venduto. Potevo usare il carrellino senza sponde per metterci su tutti i pallet. Vabbè, faccio qualche viaggio, tanto non è che ne dobbiamo comprare troppi. Ma c'è il pick up qua, vabbè. Sto arrivando con la Trebbia io, Dicevo, non ci disperiamo perché comunque... Abbiamo da iniziare altre serie che io non vedo l'ora, comunque. Io una non vedo l'ora. L'altra non lo so perché non conosco benissimo il gioco. Anche, secondo me anche con l'altra ci divertiamo. Perché l'altra bisogna anche creare roba. Non ho visto nulla. E anche io sono abbastanza intrigato. E c'è la Svenos un po' più... E poi dicevo di Grinnell comunque. Grinnell non lo so perché non l'ha fatto. Ah no, l'altra ancora era Scrap Mechanic, quella che dicevo io. Scrap Mechanic non la stavo considerando però. Non l'abbiamo ancora preso, ma quello lì lo dobbiamo provare perché potrebbe essere interessante. Soprattutto adesso che hanno messo... Che poi in futuro
Un sacco di gente consiglia anche Satisfactory. Quello lì io ho visto qualcosina, ma mi sembra un po' troppo... In realtà dicono che non è complicato roba, è molto relax, molto chill anche quello lì. Poi da vedremo per quello. Allora, andiamo. Su Scrap vi ci vedo un sacco. Vediamo, vediamo. Perché siamo curiosi anche noi. No, io allora sono veramente tanto curioso di Grinnell. Anche io. Perché lo volevo già vedere da... Cioè, io già mi sono mangiato le mani da vederlo da gatto, perché sapevo che volevo giocarlo prima o poi. Ci sta, dai, che ricomincia a lavorare. Però calcolando che poi tanto gatto non ha fatto tutta la trama, perché magari alcuni pezzi se li è saltati. Quindi... Curioso, sono curioso. Io chiuderei la serie con Mark che dice che LeBron è meglio di MJ. Beh, allora una serie pazza e che non potrà mai esistere. No, infatti. E zumpa zumpa vola vola. Il video non ha raggiunto i like. Io lo volevo fare, ragazzi, però il video non ha raggiunto i like. È stato detto. Like. No, non siamo di quelle persone che dicono. Ma tanto lo facciamo lo stesso. No. È vero, se il gioco mi interessava così tanto lo facevo lo stesso. Grazie però... Giovannino. No, se mi interessava così tanto arrivava il numero di like. Grazie mille Giovanni. No, a me dico, interessava così tanto. Perché a me interessa, ma normale. Te lo fai da solo. Gioco abbastanza delle balle. Ora non so cosa. No, in generale voleva farti sapere che è un po' ignorante. Cosa magari... che non sa, esatto. Non è che uno può sapere tutto. Allora, okay, abbiamo fatto una live intera parlando di questo. Rinelli è tanta roba, già un annetto fa quando Sara è quello lì, immagino. Sara l'ha portata, era davvero interessante. Io chiuderei la serie con Moro che ribalta il macchinario più grande in onore. Se fosse Minecraft, in questa live vedreste esplodere tutto il server. Esatto. Quindi dobbiamo trovare un modo per emulare questa cosa. Adesso guarda che figata siamo fatti adesso. Il nostro server privato, sì. E quindi anche altri stanno entrando lì, dei nostri moderatori e non... Si stanno tutti rendendo conto di chi non ha mai giocato a Grinnell che guidare qua è per... Si stanno rendendo tutti conto che io guido da farmi, Dio, sì. Praticamente. Che io sono un maestro nella guida. Adesso in tre... Ieri ho fatto una roba... Tra l'altro qui abbiamo già anche i porticati, vedi, questi stronzi ci parcheggiano nel vicino. Nel nostro server dovevo consegnare della legna, ma non avevo tanta voglia, perché la legna bianca, sapevo già che ci guadagnavo poco, e lì, nell'altra mappa, c'è tutta la chicane per arrivare... L'altra mappa cosa è l'America, quella? Tutta a manetta, girando come fossi pazzo, e non sono mai caduto, ho fatto la strada perfetto. E che ovviamente quando fai queste cose non registri, non sei live, niente. Se ero in live mi ribaltavo, cadevo giù nella cascata, esplodeva tutto, sicuro. Che mappa è quella che abbiamo nel server di là? Quella della Germania. Ah, Germania. Ed è la mappa quella che abbiamo fatto all'inizio anche se... Dovrebbe esserla facile perché è la prima. No, in realtà è molto difficile come mappa, proprio da girare, perché sì. È piena di montagne, devi... Piena di strade torte. Piena di stradine strette. Ma però tipo, c'è anche in mezzo al paese, c'è la strada con i pali della luce piccoli e fini e tipo se c'è una macchina... Se c'è una macchina, tu con la Mitri Trebbia non ci passi. Sì, ma è vero, vero. Il signor Tommy Yaci, benvenuto nella nostra grande famiglia. La maggior parte dei terreni sono in salita, è vero, sono dei sedi praticamente, fanno le colline. Fanno le tette. Questa è la murga. Però non c'è il passaggio a livello. Cioè c'è, però non è così essenziale come qua. Qua è essenziale solo per far le cacate, fondamentalmente. Allora, devo prendere il fertilizzare. 41%, dai. Questa mappa è più facile, sì, secondo me questa mappa è la più comoda da girare. Sì, questa qui è più facile, sicuramente. Porca miseria, l'ho presa male. Morchi minghi. Eccoci qua. Tutti, guarda che sono un chirurgo ormai, cioè veramente c'è la gente che ha iniziato a giocare ieri che fa cazzo, ma minchia. Io mi ricordo anche noi la prima live, le prime live io mi ricordo col trattore, stavo dicendo ma io non imparerò mai a guidare sta roba, cioè io sono ormai un chirurgo. Salve ragazzi, Frank MC The Rossi, però che bello, non ne sbaglio una, guarda qui che roba. Dottor Morelli. Non vedrete mai più un incidente. E non perché perché finisce la serie, ma perché sono diventato incredibile. Vedremo, guarda. Un formula unista del trattore.
Comunque, continua a dire che secondo me ci serve un camion. Ma è già lì il camion? No, un altro. Ma perché? Forse è esagerato. Adesso amici vi faccio vedere anche un piccolo scherzo. Che ne raccogliamo sempre ai miei amici su Farming Simulator. Consegnare. E beh, non dovrebbe essere tanto lontano. Guarda che ne abbiamo uno qua di fianco, volendo anche. No, ma vale purtroppo poco, qua non ha senso. Corvo, sei più veloce di me, eh? Può essere. No, mi è già fa la curva, perché fa la curva centrale. C'ho anche la curva più stretta io. È vero, mi hai ragione. Io pian piano vi raggiungo. Adesso non ho, adesso faccio vedere che scherzone simpatico. Intanto sta roba... l'ho ricaricata la seminatrice nuova? Sai che mica mi ricordo. Non lo so, siamo tutti sulle miti trebbie, quindi... Avevo letto Moro masturbati, invece è scritto Moro mushroom muletto. Di mushroom. E staccati. Sto dicendo, ma volgari. Dicono. Io lasciami perdere, che c'ho un'età io. E in più sono pirla, quindi mettete insieme le cose. Nel server che abbiamo privato tra amici, che è urlato! Ognuno ha la sua fattoria più o meno, no? Quindi io prendo il mio muletto e faccio di questo, faccio. E l'ho fatto, Arcadio, l'ho detto prima. Ho detto che è tutto a posto, cioè è tutto come prima, quindi... Sono io proprio che non so leggere. Né? Cioè lì non è, non so, gli occhi. Non è un problema di occhi, sto bene, che proprio sono pirla, non è che... Piar, grazie mille per i tuoi 9 mesi, un piccolo bimbo. Ma fate le gare? No. Oh sì, sono più veloci di te, mi sa che devi riparare la lama, sai? Può essere, può essere. Sono pieno. Anche il carburante... Aspetta, vengo, vado io, che te lo so pieno anche. Anche il carburante che... Passaggio a punti e vado a consegnare. E sono qua, Liezer, sto arrivando. Io alla fine mi sono deciso, amici, mi sono messo a guardare Legends of Tomorrow seriamente. Lo so, lo so. Ho detto, ne ho parlato, dicendo, no, oh, ma dell'arro verso quella, un po'... Invece dai, piano piano. Ora è caduto? No. Questo. No, no, no. E quindi la gente si riconnette nel server e si ritrova con questo simpatico... con questo simpatico veicolo sul tetto di qualcosa. Cosa? Ah, lo vedo da qua giù. Tipo per chi vede con la pizza, ha scritto, immagino. Esatto, cosa sì. Allora, Eda, scusami, ero un po'. Rimpinta. L'ho lasciata lunga. Ah, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Vado via, tranquillo. Ok. Ti ho bisogno di un po' di semenze. Devo andare a prendere grazie, la casa. Grazie mille. Ma aspetta, ma per ripararla devo andare. No, basta che lo fai nel garage da te. Allora, a posto, aspetta. No, era P. Garage. Qual è la mia, mo, però? Che ne so, tu ripara le tutte. Riparo tutto, io non so niente. Ripara anche la gialla, già che ci sei. Vedi sotto i giorni di possesso, l'altra non dovrebbe averne tanti. L'altra è, non è ancora, quella che io ho a zero giorni. Ma riparo dove c'è da riparare, via. Se le altre neanche mi esce il riparo, effettivamente. Era un trattore quello che... Voglio vedere una cosa. Ma ti riparo un muletto. Vuoi che ti riparo un muletto? No, non c'è bisogno. Voglio vedere una cosa. Iezar, è tutto a posto? Seminatrice, 169. No, aspetta, mi sa che no. Mi sa che non è da riparare la tua, eh. No, non esce il riparo, vabbè. No, sarebbe forse un trattorone. Sei a posto tu. Oh, ne è cambiato un cacchio. Fammi controllare. Ha cambiato assolutamente nulla. No. Facciamo ripianto la colza. Aspetta, la colza o... Ma fai la soia. Ma ormai ho fatto un pezzo. Beh, proprio sul passarci. Faccio la soia. Ti dai seglieggia. Però devi andare, Marco, perché adesso io passo. No, ho capito qual è il problema. Cazzo, ma laggiù è una merda. Ok, adesso è riparato. Cazzo, vedi, lo sapevo che saltavano il ciuffetto. Adesso è riparato, però, avevamo capito il problema, almeno. Abbiamo questo ciuffetto servito, eh? Qual era il problema? No, avevo riparato tutto tranne la lama. Ah, ecco. Ma c'è un'altra seminatrice, in realtà... Che se metto il botto lo sorpasso. Ok, vabbè, adesso andiamo sulla stessa banda, bro.
Aspetta, il moto dall'altra parte. Potete farlo qualcuno di voi? Io sto andando a segnare, aspetta. Cosa devi fare, Moro? Mettere il botto che semina dall'altra parte del campo. Arrivo. L'altro campo quale? Dall'altra parte del campo, non l'altro campo. A destra del campo. Io sono quello che abbiamo già fatto. Io sto facendo a sinistra, sì. Il botto lo metti a fare a destra. Alla tua destra, aspetta. La parte destra proprio del campo. Ah, vuoi... Io avevo capito a destra tua. Che è la parte destra del campo. La parte opposta, non la parte destra sua, la parte opposta. Lui sta seminando da una parte, tu fai dalla parte opposta. Ah, la parte opposta, ok. Ma perché l'abbiamo già fatto di là? Che storia, siamo bravissimi. L'ho fatto io, tra l'altro, però mi... devo conto. Effettivamente sì, Mary. In realtà ce lo siamo imposto noi che finiamo, perché... Comunque, beh, 106 con neanche metà campo. Penso sì, penso metà, perché abbiamo fatto la parte larga. Se posso andare, ce lo siamo imposti noi come fine, anche perché non vogliamo rendere monotema. Cioè, magari qualcuno che non ne frega un cazzo di Farming Simulator, che per tutti questi mesi si è spaccato i coglioni. Quindi qui è un problema seminare. Come cazzo faccio qua? Tanto ho sempre paura adesso di mettere il bot, perché nell'altro server mi fa tutte le cose a caso. Niente, adesso andrò io all'esterno, Marco. Intanto io bloccato da un oggetto. Ma in realtà non c'è bisogno, Corvo. Eh sì, perché adesso io non è che so calcolare bene. Puoi farcela. Sta andando giusto il bot, mi controlli un attimo dalla macchina. Ok, sembra di dire che sono, ragazzi. Sembra stia andando giusto. Non è vero, si è fermato? No. Bisognava... Io non amo il gioco, ma amo voi e va bene così, grazie Mattia. Oh. Ma che schifo i ciuffetti di cube, ma guarda te. Bisognava seminare dall'altro lato, porca miseria. Far fare al bot sta fai parte il perimetro qua, Moro, così spazio di manovra. Sì, ma qui viene tutto rigato. Ma se fai il perimetro viene una merda, scusami. Per trebbiare va bene, ma per seminare mi sparo negli occhi poi. Allora, cambia solo giusto per nostro fastidio, ragazzi, perché non cambia niente in realtà. Chiaro, non è che non raccogli, è proprio una questione di... Ma nella vita vera credo di sì, in realtà. Non lo so, non capisco. Creare, devi fare i solchi tutti dello stesso verso, mi sa. Non lo so, in realtà. Non lo so. No, che altro... Anche lì credo che sia una questione di ordine, probabilmente. No, ma scusami, Corvo, ma... Dentro, passarci sopra con le ruote. Ma non è grande come la mia trebbia, è più grande lo spazio. Sì, te l'ho lasciato troppo largo. Sì. Allora poi dopo ripassiamo. Arrivo a... Dovrei ripassare la striscia di cube qui. Mi sono dato proprio a occhio, quindi. Ma non era facile da fare. Sono occupami di mia faccenda. No! Grazie. Cosa stai seminando tu? Io la soia. Perfetto, Mark non ha cambiato cosa. Pensavo c'era già messa, io non so. Quindi come facciamo? Devi farlo ripartire da zero. La soia hai detto? Sì. Senza di voi. Ma perché erano vedere i girasoli si erano impostati? No, fumento. Ma non l'abbiamo neanche fatto. Perché è quella nuova, quindi è quello. Ah, stand. Ok. Faccio la colpo sicuro. Ce l'ho io. Perché non forse, abbiamo mai fatto il fumetto, mi sembra strano. Allora, come... Noi facciamo perimetro 2 o 3 giri e poi in parallelo. Perché è il mix. Alla vita così... vera o nel loro esatto, server? Cioè. Non ho capito. Ah, ok. Beh, tanto basta che rifà avanti e indietro, non è un problema. Cioè, finché fa una striscia, non è... Vabbè, dovrebbe andare. Nella vita vera, credo, sì, anch'io penso. Allora non cambia niente. Può essere. Ci vorranno mesi qua, io ve lo dico. È a seminare tosta qui, Tanto, ora che semini tutto il campo, la prima parte sarà già cresciuta, quindi... È un continuo lavorare qui, non è che ti puoi fermare. No.
Sarebbe già anche quasi se noleggio, se noleggio un trattore e una seminatrice. Sarebbe anche da prendere già il diserbante e spargere dalla prima parte. Ma tanto chi lavora, Moro? Noi stiamo raccogliendo. Non c'è proprio l'operaio. L'altro sta facendo di là. Io sono già quasi pieno. Considera anche che Corvo 4. Tra un po' andrà via. Quindi siamo comunque tre. Ma sto bastardo. Oh. Infatti la mietitrebbia. Beh sì, dopo comunque siamo in tre a raccogliere. Vabbè, ma una mietitrebbia in più al massimo metti il bot. Però se siamo per seminare non ce la facciamo. Iniziamo a parlare di cibo mentre seminate. Cibo, possono sempre parlarne, ragazzi. Sapete. A qualsiasi ora in lo qualsiasi sapete ora. Che noi siamo. Io ho visto una foto su Instagram di una pizza tutta filante. Io non la mangio da un botto quella. Ho mangiata serie, ieri sera la pizza. Ho ordinata. Per un sacco che non ordinavo la pizza dal ristorante. Perché non prendo la seminatrice più grande? Perché è un tedio la seminatrice più grande. Dobbiamo provarla, però. Ma la già abbiamo già provata, Marco, l'abbiamo venduta. Perché c'ha sta coda praticamente. No, ma io pure l'avevo provata, non provo bene per niente. Magari qua che c'è un po' più di manovra è un po' meglio, non so. Così ti fai le lasagne. Le ho fatte la settimana scorsa. Io faccio un'insalatina oggi, magari ci metto qualche oliva. Però c'ho ancora il ragù che è avanzato dalle lasagne. E io c'ho, ieri mi sono avanzati gli gnocchi con ragù che ha fatto mia nonna. Marco, sto in fissa con il pezzo in cui suoni da Supreme nel Thermobest. Swishland. Guarda, guarda che devo fare tutto sto. Dov'è il camion qua. Laggiù? Devo girare di là a sto punto. Vado a fare la pipì nel camion. Bravo. Io c'ho ancora 70%. Ci mi sono bloccato. Ma madre ha fatto la genovese oggi. Era un po' un braccino corto, non ti dava i soldi, Vector. E cos'è la genovese? C'ha la focaccia. Non sono sicuro, eh. Aspetta, perché io mi ricordo. Vediamo se mi ricordo bene. Si è cercato genovese su. Ah, ok, è la pasta, vedi. È la pasta col sugo. Sì, l'ha fatta anche mia mamma. Ah, la pasta col pesto? No. No. È una pasta con. Cosa c'è? C'ho le carote. È tipo un ragù, comunque. Sono carote, cipolle. Adesso vado a cercare. La genovese è un piatto napoletano. Carne di manzo. Giustamente per dire la pasta dei maccheroni. Sì, l'ha fatta mia mamma una volta, mi ricordo. Non ne pensi della Dance? Devo vedere le ultime due puntate, ma è un piccolo capolavoro, secondo me. Ovviamente vi deve interessare lo sport. Cipolle e carne. Lo sport. No, no, ma secondo me lo potete apprezzare tranquillamente cipolle, anche cipolle, se non carne, cipolle, cipolle. Per i marinai che sbarcavano a Napoli. Ogni volta che farò la sub una donazione scriverò un messaggio con il nome di un calciatore oppure basketare inserendoci il nome di un termo. In che senso? Vediamo, andrò a farlo. Tony Marker, anziché Tony Parker, ho capito come li modifichi. Mark, come va con Jojo? Mai più visto, sono fermo lì dove vi ho detto l'altra volta. Anche perché ho iniziato a guardare altre robe, quindi... Sto guardando appunto Legends of Tomorrow, sto guardando The Last Dance, Legends of Zelda. Cos'altro sto guardando? Io non ce la faccio a iniziare 10 cose contemporaneamente. Ma no, perché non sono da solo a guardare, tipo The Last Dance lo guardo da solo, ma Legends of Tomorrow lo guardo in compagnia, quindi devo aspettare. Se poi inizio un'altra roba, quella di prima non la guardo mai più. No, anch'io uguale. No, allora se sono da solo anche io ho fatto così. Però no, solo anche sera. Io. Per rilassarci ci siamo messi sul divano letto aperto, quindi sul letto, ci siamo bloccati immediatamente. Sì, e ci siamo guardati un documentario di National Geographic. Che belli che sono. E ce ne sono veramente un sacco che sono bellissimi. Molto interessanti. Poi ti rilassano. Sì. È bello, bello, bello. Mi piace un sacco guardare quelle cose lì. Quello dei pinguini, Corvo, guardati quello dei pinguini. Devo guardare. Chi è che ha lasciato sto ciuffetto? Bastardo. Ma ne abbiamo un po' da recuperare. No, la striscetta lì l'ho recuperata, ma qua c'è proprio un ciuffetto. E chi è che ha parcheggiato il camion qua? Corvo, adesso sto facendo il lavoro che hai fatto tu prima. Ok, ripassa. Dovrò lasciare la parte. No, passa all'esterno direttamente, io poi giro all'interno. Eh no, perché è interrotto a metà di una di un rettilineo, sì, quindi okay. non posso. L'hai. Arrivo. Anzi, aspetto, va. E adesso mi sto guardando Gravity Falls su Disney Plus. Io ci avevo provato tempo fa ma non mi aveva preso per niente. No, proprio. Io odio veramente tutti. E cos'è?
È un cartone animato di Disney Plus. Io ho provato a guardarlo tempo fa, ma ti giuro che non. No. Cioè, mi piace solo Dippers, gli altri sono tutti un branco di rincoglioniti. Ma troppo, li voglio picchiare tutti, li voglio. A parte che a me neanche Steven Universe era piaciuto troppo, probabilmente non è proprio il mio. Cioè, quei cartoni così. Che sono belli se ti ci metti con la testa, ma se no sono un po'. Una non cosa so, mia, sarà sì. Che avevo le aspettative alte, tipo no, pensavo fosse una roba no. Tipo alla Gumball. Ma lo sa la Robby. Sì, sì, vabbè. Ma io però lo sto continuando a guardare, però perché allora, i disegni sono veramente qualcosa di incredibile su Gravity Falls, sono delle opere d'arte. Però minchia, i personaggi sono veramente terribili. Ognuno ha i suoi gusti, infatti vi sto dicendo i miei, non è che. Perché no, appunto, magari pensavo magari fosse qualcosa alla Gumball, robe così. E. Non so. Marco Legends of Tomorrow, secondo me, dopo Flash e Arrow è la miglior serie DC. Beh, sono. Perché rimangono Supergirl. Batwoman che ha appena iniziato, quindi non è che ce ne sono poi tante altre dopo Arrow e Flash. No, comunque sono d'accordo. Dopo quelle due c'è Legend of Tomorrow. Gumball è un capolavoro. Purtroppo per colpa dei film della DC non mi ha mai preso l'universo. O DC Universe. Allora, ma perché come al solito. Però ti follow se Giorgio. Ti sei reso conto di cosa hai scritto, signor? Sì. Se ti vuoi appassionare al mondo DC, come sempre, dovresti leggerti i fumetti in primis. Mm. Beh, allora. Poi dopo sì, magari. Però... Poi chiaro, ad esempio l'universo Marvel sono più. E sono fatti anche con più budget e un'altra organizzazione. Sono più preso nonostante io non guardi i fumetti, sì. Film. Cioè. Assolutamente. No, beh, ma l'universo Marvel ha comunque fatto un lavoro che non c'è da un'altra parte. Anche le serie dell'Arrowverse io le amo e tutto, ma noti che in alcuni punti non hanno il budget di. Della Disney, cioè si vede proprio. E contestualizzi e le apprezzi poi in quel modo lì. Tra l'altro io vi ho sempre detto che. Ah. Che poi anche Giorgio lo. Che è successo? L'ho abbandonato. È morto qui. E guardando anche Arrow così, probabilmente. Continua a essere la mia preferita. Poco da fare. Qua c'è ancora probabilmente le ultime strisce. Supergirl, poi abbandonerò questa serie per sempre. Sì. Supergirl non mi ha mai preso neanche a livello fumettistico. E tra l'altro ho letto che forse l'hanno interrotta o la uniscono a un altro. La testata. Non so perché, forse non vendeva, non so. La capocciata. No, si chiama Arrowverse, Sior. Hanno detto, proprio l'hanno confermato, non è CW-verse, è Arrow-verse proprio. Il camion puoi non parcheggiarlo a bordo no. Lì. Ma semplicemente perché è iniziato tutto con Arrow. Lo lascio in mezzo. Se adesso metto il bot, poi sono in casa. Lascio qua in mezzo, tanto non è arrivato. No, esatto, cioè l'Arrow-verse è riuscito a fare un universo condiviso. E lo sta facendo, cioè è riuscito a farlo, cioè ancora adesso sta continuando. I film, i film magari avevano anche un po' più di soldini, ma non hanno fatto presa sulla gente, non so. L'unico è Aquaman, che non ho ancora visto, quindi. Il film di Aquaman è quello che ho visto al cinema ed è mi è piaciuto un sacco. A smetterlo di fare la serie su Supergirl e no, faranno una serie cosa. Che si chiama Superman e Lois. No, allora, quello lo faranno a prescindere da Supergirl, Superman e Lois. Supergirl penso vogliano aspettare per vedere se rinnovarla ancora. Però non è detto che fanno uno e tolgono l'altro, non è detto. Allora, io fin di sì ho visto Aquaman, ho visto Wonder Woman, che è un DVD che non mi è dispiaciuto. Chiamerà comunque così, sì. Abbiamo il bellissimo Batman contro Superman, che è una merda totale. Tanti l'hanno apprezzato, cioè vabbè, tanti Suicide Squad e l'altro Suicide Squad non mi è piaciuto, Justice League non mi è piaciuto. Sì, ma comunque anche se sono dei bei film
non hanno il mordente che hanno quelli della Marvel. Perché voglio dire, c'è anche. Ma della DC in realtà, che sono dei capolavori, ci sono i Batman. Che comunque, essendo capolavori, essendo dei film incredibili, perché sono incredibili i film di Batman. La trilogia del del Cavaliere Oscuro. Però non c'entra niente con quelli di adesso, infatti si vede. Ma anche quelli lì comunque non hanno lo stesso mordente che hanno i film della Marvel. No, io quello non sono d'accordo. Perché la trilogia di Nolan, perché secondo me è tranquillamente cioè lo supera. No, secondo me non è paragonabile, magari lo supera, però non è paragonabile. Perché ha un appeal molto diverso da quelli della Marvel. Cioè quelli della Marvel sono fatti proprio per essere, passatemi il termine, dei fumetti per ragazzi praticamente, e hanno tutte delle cose, delle esagerazioni. Cioè il Cavaliere Oscuro sono proprio dei bei film, proprio sono dei bei film, con tanto dark Oscuro. Rispetto esatto, Marvel, sono proprio dei bei film, mentre l'universo Marvel magari non sono dei bei film. Però passione, sì, però sì. Ti prendono molto, no, in quel senso, sì, sì, molto sì. Di più. Sì, sì, no, quello sì, sì. Ma assolutamente, Nolan va cioè la trilogia di Nolan va proprio preso da un altro punto di vista, cioè sì. Non puoi guardarli con lo stesso, con la stessa, anche cosa. Anche perché è un po' come considerare dell'universo DC i vecchi Batman. Che Marvel sono stati studiati apposta per fare anche sono incassi, è come, esatto, è come una canzone commerciale. Però per carità, sono stati fatti con estrema cura. Però Nolan tu lo guardi con un altro occhio, ma rimangono dei capolavori. Quelli della DC di adesso non ti prendono e basta. Cioè, non ti prendono. Grazie, gatto. Grazie, gatto. Grazie mille per il Ribes. Benvenuti a Todo Quanti. Guarda che. Che azienda farmicola che siamo. Però. Io comunque si chiamerà Arrowverse anche dopo Arrow. Non posso dire perché per bene, però insomma arrivaci. Perché hai già visto tutto, senza fare spoiler. Devo finire la settimana scorsa questa situazione. Doveva, non ce l'abbiamo fatta, lo finiamo oggi. Questo è il campo 8, il campo più grande della mappa. E lo stiamo facendo, l'abbiamo comprato. Non è, sì. Non è 27 km. Ah, ma non ci arrivo a prendere tutto qua, ragazzi. È una tanto finisco io. E lo stiamo seminando. Tra l'altro sta crescendo subito la roba appena ci passo. È quello che direi di mettere già anche la diserbante, però. Sta crescendo subito la roba appena ci passo, ma a caso, quindi non è che te fai una striscia e cresce man mano dove sei passato prima. Ma campo 8 costa, ha degli scaglioni, 1.200.000. Perché sei venuto di qua, Marco? Non ho capito. Perché sei venuto no, perché di adesso qua? Faccio il giro. Adesso ti taglio e vado indietro. Ma allora, io ho ho riempito la mia mietitrebbia. Non ha avuto senso. Quindi scarico. Dov'è il camion? E come devo fare? Dovevi andare avanti. Dovevi andare dall'altra parte come al solito. Scusa. Cazzo, il camion. Ah, non ho capito. Laggiù. Forse mi sono io perso. Qua la striscia la finivo io. Perché devi venire a fare? No, ma infatti sto girando. Ma perché hai iniziato a fare quella striscia lì? Scusami. perché così mi univo. Intanto che mi univo a Liezer, poi giravo a sinistra. Mi vedevo di sbattersi di fronte. Questo non ha avuto senso. Dovevi andare a sinistra. Dovevi andare. No, ma che a sinistra dall'altra parte c'è la punta. Ho detto, vabbè, ci ripasso dopo. C'è la pula. Ti muovi perché non so cosa stai facendo. Sto un attimo sbarrellando un attimo. Video lezione non finiva mai, però bravo che segui la video lezione. E non no. E vedi, non diventi vedi stupido. Non l'ho fatto, sette anni di cazzi, che palle, ragazzi. E non riesco a prenderla tutta, devo fare a caso qui. Sono lunghissimo. Ma no, bastava continuare a fare il giro di prima. Ma il giro di prima sarei dovuto venire di qua. Solo che veniva a punta e non prendevo tutto, infatti non prendevo niente, tutto. Si continuava a fare lo stesso giro. Anche prima era a punta normale. Piuttosto che andare a sbattere, non serviva. O così svuoto va perché vado. Ma mi serve per consegnare il camion, perché già io riempirò quasi tutto. Ma io non so, ho 40% magari ci sta. Io ho finito. Allora, levo la mititrebbia dalle balle. No, è full. Vabbè, tanto è finito anche, cioè basta le altre due per, no? Oh, ottimo. Ma che cuba che si vuoto qua adesso. Perfetto.
Ma sono erbacce, queste qui a sinistra sì. Sarebbe da mettere il bot. Cesar, vado dritto di qua, io poi dopo tu venimi di fianco. Queste qui a sinistra purtroppo sono erbacee che vanno diserbate. L'obiettivo di oggi... Ok, adesso è cresciuta anche un po' di roba. L'obiettivo di oggi, infatti, è... Cap dal tetto. Abbiamo comprato... ma il diserbante è già il campo. Sì, è in fondo al campo. Lo metto subito. In fondo al campo. L'obiettivo di oggi è quello di fare un ciclo del campo per vedere quanto ci dà in totale. Che ora, da non amatore di Cinecomics, volevo condividere un'opinione con Marco. A me... Aspetta che devo leggere bene. Occhio a fare questi wall of test, ragazzi, perché sennò... A me rompe la fava che per godere dei film al massimo devi leggere i fumetti e guardare tutte le altre robe. Sotto questo punto di vista stimo tanto il primo Iron Man, che è bellino. Ti spiega tutto ed è autoconclusivo. Così anche un casual, passatemi il termine, può godere del film tanto quanto i fan più sfegatati. Ma allora, in realtà... sicuramente alcuni film... Te li godi di più al massimo, però... un'autoconclusione. Grazie mille. Però diciamo che in generale è una mega trama composta da tutti i film, quindi tu lo sai che devi guardare. Cioè, quando inizi ne sei consapevole. Se inizi devi... Io che fin dalla Marvel li ho visti tutti senza aver mai letto i fumetti, onestamente non mi sembra che ci sia qualcosa che non mi sia stato spiegato. No, ma infatti è quello in che realtà, dico io. In realtà lo apprezzi... Cioè, al massimo te lo godi di più se sei qualche aneddoto particolare, sei questo, quella... A parte che non è vero. O meno, perché Iron Man... Perché te li per... Cioè, ti sta tutto sui coglioni perché è tutto diverso dai fumetti, e quindi... secondo me li devo prendere come una cosa seria. Ma infatti quello che dico sempre io è come di un fumetto esistono tante testate, come di Spider-Man c'è l'Ultimate Spider-Man, l'Amazing Spider-Man, il Fuck You Spider-Man, è come se è l'MCU Spider-Man quello che ma c'è il fatto adesso. Non è quello, Moro, il fatto è che per esempio il mandarino a me ha fatto schifo e basta, cioè vabbè, quello poi lì faceva un po' caccare cosa. No, è un'idea che non mi è piaciuta, faceva un po' caccare proprio il film, magari a te lì, è piaciuta Corvo e va benissimo così, me è stata un'idea delle balle e ti dico, a prescindere dal fatto che so com'è il mandarino, non l'ho apprezzata. Poi il film di Iron Man 3 l'ho riguardato anche recentemente, mi piace, è un bellissimo film d'azione, c'è un sacco di effetti speciali, c'è la cosa delle armature chiamata a distanza, che è una cosa nuova che hanno introdotto con quel film lì, c'è tutta la parte di Pepper che l'ho apprezzata, però tante altre cose ti dico, sono state un po' mi è piaciuto. Ma dov'è il camion? Io ragazzi vi saluto, buonanotte al secchio insieme a tutti voi e ci rivede, avremo altre avventure da fare insieme. Grazie Roppolo, facciamo così, grazie mille per i 33 mesi, facciamo così tac. Voilà. I mandarini piacciono anche se non leggo i fumetti. Beh, è buissimo oggi. Infatti ho la maglia nera, tra l'altro, mi oscurisco tutto, sono una testa fluttuante quasi. Ma rimarremo così. Vado da parte sinistra. Comunque, appunto, in realtà sapere dei fumetti a volte è più fastidioso. È più controproducente. Sì. Ma anche nell'Arrowverse, io quando ero piccolo leggevo i fumetti di Freccia Verde. E di alcuni personaggi mi sono dovuto riabituare perché non era così. C'è un problema, Moro. Non solo di Arrow, anche delle altre serie. Cosa? Mi serve un'altra diserbante, sennò dall'altra parte cresce finita lì. Vabbè, ma è grande cosa del diserbante. Poi non, ci sono non, quelle la, cose... non ci sta dietro, se no. Poi ci sono quelle cose che hanno cambiato. E sta già crescendo tutto. Vabbè. E che a me non me ne fregato nulla. Ma sì. Non me ne fregato nulla, tipo Iris. Cioè, Iris, quando avete finito lì, facciamo. Iris nei fumetti era rossa, bianca di pelle. L'hanno fatta di colore, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, non è cambiato niente a livello di storia. Altre cose che mi hanno dato più fastidio, tipo alcuni personaggi che hanno un carattere diverso, o che non c'erano proprio, o che non gli hanno dato la giusta importanza. Però finché mi cambi queste cose qua, non me ne frega neanche nulla. Mi cambi Iris, tanto ormai lo sappiamo che le ragazze con i capelli rossi sono bannate, quindi già ai tempi non si può fare questa cosa qui. E tra l'altro, dai rumor, anche il film di The Flash, quello che con Ezra Miller, anche lì Iris sarà penso prenderanno un'attrice di colore anche lì. Però non te ne frega niente, perché non è che ti cambia qualcosa, come Valkyria, cioè di Valkyria ce ne sono tante, sì,
nei fumetti c'era la classica bionda con la pelle bianca, non se ne frega niente il fatto che, anzi, la adoro io lei. Vabbè, ma anche Tessa Thompson è perfetta. Anche se mi fai Magneto no. Ma Magneto già c'era un po' più discussione per il fatto del suo background. Se non lo fai tedesco. No, quello è un problema. Sì. Quello è un problemino. Però, appunto, se cambi quelle cose lì perché hanno un background specifico è un conto, ma se mi cambi quelle della pelle, ma la storia rimane quella, me ne frega anche poco, voglio dire. Sì, magari i puristi dei fumetti ti dicono, ma io lo volevo come nei fumetti uguale identico. Ma non è possibile, spesso volentieri. Stessa Karen Gillian nei Pirati dei Caraibi l'ha lasciata rossa. Ma secondo me la fan pelata, per sicurezza. Smetti che... Però appunto, finché cambiano queste cose, anzi Iris poi ha funzionato in Flash, anche se io ero Team Patty, ma questi sono altri discorsi. Chi segue la serie lo sa. Anche se ovviamente sarebbe andato con Iris, ma vabbè, mancherebbe altro. Questo non è, faccio uno spoiler, ma vabbè. Un po' come dire che Lois alla fine va con... che Superman alla fine va con Lois, nel senso. Lo sai. Io adesso pensavo che andasse con Chloe. Io neanche un po' c'ho pensato quella cosa lì. Più con Lana. Lana una certa... No, con Lana sì, con dai. Lana una certa ho detto, ma vuoi vedere che alla fine... Allora, io adesso qui metto... Poi ho visto Erika Durance e il mio amore è stato per lei subito. Erika Durance e Lois di Smallville, quindi non so. No, no, Marco! Siamo il bot. No, andiamo, io adoro con Otto. Cosa abbiamo detto di Norton? Scusami, ho finito, Mark. Io non devo fare. Io ho capito, bastavo. Vabbè. Cosa? Niente. Non ho capito. Non ho capito cosa fa. Hai usato il camion. No, quello non l'ho fatto. Ho fatto un incidente grande. Poi dopo ti stavo cercando per rimetterti in buco. Team Lana, no, io la sopportavo più Lana. Cioè, provate a riguardarvi adesso Smallville, l'ha voluto uccidere. È un po' come Laurel su Arrow. Laurel, all'inizio dell'Arrowverse, di Arrow in generale, no, in generale dell'Arrowverse, ma di Arrow nello specifico, è odiosa, non la sopporto io. Allora, adesso devo prendere una seminatrice, ce l'abbiamo? No. Cioè c'è il bot, se vuoi seminare al posto del bot. Il bot sta erbicizzando, mi sa. Io sono andato a noleggiare il Rubicon 9000. No, c'è il bot, ci sono anche i due bot che stanno seminando. Ne puoi mettere due? Ne puoi mettere quante cazzo ne pare il bot, vuol dire. Pensavo. Ho fatto 250.000. Prendo questo col cingolato. Lo licenzio. Fuori. Solo che adesso... No, Lana proprio dà fastidio, no, certo. Ma io non sono bravo come lui, però... Faccio una passata di erbicida, ho già recuperato quelli che seminano. Ma non ho capito, Silva, come, perché stai parlando di Norton? Noi non abbiamo detto niente su Norton, eh? Antivirus, sempre. Non so se sta parlando con qualcuno in chat, ma in questo caso, ragazzi, parlate in privato perché non capiamo niente, sono noi. Avete parcheggiato la... Aspetta. Sto continuando a sbagliare. E qui impiccia il bot, lo blocca. E infatti. Ma allora, Christine Kreuk era un'attrice che... Non è un'attrice incredibile, Christine Kreuk, ok? È più brava Erika Durance, per quanto mi riguarda. Però per fare Lana, anche visivamente, ci stava bene, perché ha questi tratti molto dolci, molto sottili. Infatti gli hanno fatto fare anche un film di Biancaneve, perché ha veramente una... è la classica pelle bianca, col faccino piccolino, gli occhietti, il nasino, è proprio quella faccina dolce. Erika Durance era più prorompente, ecco. No, no, Master, assolutamente. Ma Erika Durance io sono stato innamorato per anni. Ex Luthor, Michael Rosenbaum è molto bravo. Preferivo Lionel Luthor come attore proprio, cioè come recitazione preferivo Lionel Luthor, non ricordo il nome dell'attore adesso, ma anche Lex era, ci stava comunque sia. E che era, si vede che non aveva tanta esperienza l'attore di Lex, faceva le sue prime cose. Lionel era fantastico in alcune scene.
Anche Chloe era brava. Poi dopo è venuto fuori che era una pazza, a quanto pare, recentemente. Sì, a quanto pare smerciava, smerciava schiavi. A quanto... gente. Ma sempre arrivare notte. Chi va a casa a dormire? Non è diventata tossicodipendente l'attrice di Smallville un po' generica? Joker. Quindi si lavora di notte. Amici, io continuo a laggare proprio quando Marco dice il nome dell'attrice e quindi continuo a sentire Erika Durex. Vabbè. Sì, non fatti Fire, cosa sarà mai, voglio dire. Chiudi un occhio, fai finta di niente. Ma abbiamo qualcosa per teletrasportarci? No, ma tanto Marco, perché non ascolti però, scusa. Eh no, stavo parlando con la chat, scusa. Siamo... Non... lavoriamo di notte. No, Moro, è un'idea che non voglio fare. Non puoi fare crescere metà campo, sì, metà no. Ma in realtà perché? No, non ho capito. No, più che altro fa prima di finire di disarmare quello che abbiamo, quello che è già cresciuto un po'. Non è un problema. Ma se mettiamo ancora una vita per seminare Eliezer. No, disarmare. Magari, ma devi prima seminare Eliezer. No, la parte che è stata già seminata e che è già cresciuta. Sì, no, tossicodipendente dipendente nessuno. Qua no. Ma Eliezer, faccio una passata e fatto, Adesso ho finito. Tossicodipendente non mi risulta. Io appunto ho sentito di Allison Mack che faceva questa situazione qua. Omega degli genius. Schiavi. Però non sapevo del tossicodipendente, mi sa nessuno. Almeno poi nel privato magari sono dei grandi drogati, però. Non ricordo notizie di tossicodipendente. Marco, ma sei uno stronzo. Sono delle striscette, sì, lo so. Stai sprecando diserbante? No, qui no. Ho letto la chat. No, allora, c'è questa notizia che a quanto pare faceva parte di una setta in cui portava delle donne, delle schiave. Non ho capito, ragazzi. Non... Mi ha messo una tristezza quell'articolo lì. Però a quanto pare l'hanno... Cioè, è ancora colpevole, cioè, nel senso, è colpevole, a quanto pare. Non so. Ditemi voi anche in chat se avete saputo poi nuove... perché io poi non ho più letto niente. Una cosa terribile comunque. Si è dichiarata colpevole, proprio lei? Si è dichiarata colpevole, che storia. Mamma mia. Ricatti ed estorsioni. Lo schiavismo sessuale, mamma mia. Cioè, cosa ti porta a fare una roba del genere? Ma... No. Veramente una roba che non riesco a capire come la mente umana possa arrivare a queste robe. Ci passo dopo. Comunque, non sono mai stato Chloe tifoso io, a prescindere. Volevo Erika Durance. E prima di Erika Durance volevo Clark e basta, non interessavano le ragazze. Ecco, il Green Arrow di Smallville era carino, dai. Parla guarda per il muletto gigante. Ma il muletto gigante è peggio del nostro. Il nostro c'ha la pinza telescopica. Quello lì non è telescopico, eh. Il trattore muletto. Ma c'era un buco qui. Porca miseria. Mi sa non vedere nulla, lascerò i solchi. Ma accendi la luce, Marco. Accesa, ah no, il bot comunque... quello. Qualche cosa la sbaglierò sicuro. Ma qua la dormire. Vai, vai. Qualcuno si ricorda come Tom Welling dovesse interpretare un sedicenne e dimostrava 37 anni? Beh, ne aveva 20 e qualcosa, Non è che ne aveva 30. Non dimostrava 30. Però, dai. Ma nemmeno, dai. Perché c'aveva la camicia un po' da... da... Non proprio da giovanotto, però era giusto per far vedere che era un... da una fattoria. 30 è un po' eccessivo. Forse più il doppiaggio l'ha reso un po' troppo grande, forse col doppiaggio, non lo so. Tom Welling in Lucifer è spettacolare. Beh, Lucifer fa un ruolo completamente diverso. E io l'ho apprezzato comunque. L'ho apprezzato molto.
Poi è nato il mio amore per le camicie a quadri da Clark e da Luke di Una mamma per amica. Da quei due è nata la mia passione per le camicie a quadri. Che non le metto da una vita in realtà, però. Perché in live cosa faccio? Metto Beh, ma cosa? Tom Welling non sei improsciuttato, Sior. È comunque grosso, eh. Un po' magari ingrassato anche, ma è comunque grosso Tom Welling. Beh, ma è... Cioè, bello quadrato, non è... È bello piazzato. Non sì. È grasso. Bello piazzato. Allora, devo andare a prendere l'erbicida. Poi sicuramente qualche chiletto l'avrà messo, anche perché... A parte che inizia ad avere un'età anche lui. Accelerà leggermente il tempo. No, aspetta, perché sennò... ma non sta crescendo niente, può anche iniziare a raccogliere, sennò non usciamo per la fine della live. Accelerò a 30 intanto. L'aiutante I ha completato il lavoro, mi dice. Vabbè, c'ha un'età... Ma in realtà, tipo già... Steven Amell c'ha 39 anni, ragazzi, fatti da pochissimo, però... Poi c'ha un bel fisico, si tiene in allenamento e tutto, ma... Facciamo sto lavoro. Hanno comunque ad avere un'età, sti attori. Io ho un'immagine di Marco in testa con il ciuffo, la Billy Joe Armstrong dei Green Day e la camicia a quadri rossa e nera ad una Games Week. Sì, beh, può essere. Ah. Fertilizzante nelle seminatrici... Marco ce n'è? Se non fanno botte lo prendo 78% ancora. Allora... Nella mia, poi non c'è nella... Anzi... No, anche perché a me manca poco, manca un po'. Butto via proprio... Anche l'hanno 3-4 passaggi. Però che non sta crescendo. Comunque a seminare faccio schifo. Col cingolato vado meglio, ma comunque. Allora. No, Steven Amell. No, stavo sbinnando. L'erbicida e il fertilizzante dobbiamo comprare. Steven Amell è veramente. A una certa. Penso abbia smesso anche per. Che comunque, ragazzi, non è. È veramente un lavoro. Indipendentemente da quanti soldi ti danno, perché lui ha detto che per fargli fare l'ottava gli ha dato un sacco di soldi. Però devi tenerti in allenamento, devi fare. È tosta, ragazzi. Ma anche per quelli dell'MCU. Non è solo una questione di la parte attoriale, cioè devi tenerti in forma, devi essere impeccabile proprio. Sono mesi stressanti, comunque sia. Mangi, devi mangiare a modo, devi fare. C'hai sempre uno dietro che ti segue. Ma che palle, uno stalker, hai. Sì. Praticamente devi stare sempre in palestra per fare determinati ruoli. Chris Evans ha fatto così. Chris Hemsworth, mi ricordo ai tempi Jay Gyllenhaal. Ma tutti quelli che hanno un ruolo in cui devono avere comunque un bel fisico. Steven Amell, ragazzi, se voi cercate i workout di Steven Amell su YouTube hanno un po' milioni di visual, perché poi la gente ovviamente si appassiona e li ruba. Sono quegli attori che gli hanno fatto fare quelle parti lì in cui dovevano, erano magari sempre a petto nudo, sempre a fare esercizi, e quindi devi avere un fisico perfetto per la telecamera. Hugh Jackman, mamma mia, Hugh Jackman ha dovuto fare un lavoraccio incredibile, penso che è stato uno dei motivi per cui ha mollato una certa, non ce la faceva più. Comunque è stressante, eh. Ma pare che, cioè, se non hai passione e tutto, e motivazione, anche nella vita vera è difficile mantenere... come si deve, cioè tipo io già in quarantena sono ingrassato un po', ma perché non riesco a tenere i ritmi di prima, vuoi a livello psicologico, a livello di tutto, cioè non è facile, anche perché se uno deve fare il tapis roulant o la cicletta e basta, fai anche sto sforzo, no? Ok, devo andare sul tapis roulant, devo fare la cicletta, lo fai, sei un'oretta, ti fai le tue cose, ma se devi fare esercizi specifici devi essere bello con la mentalità giusta. Non dico Mamba Mentality, però insomma, minimo di... Yami Gabri, grazie! Soprattutto nella vita vera, infatti. Comunque loro hanno la palestra, il personal trainer apposta per loro, tutte le attrezzature che vogliono. Nella vita vera non ce l'hai queste cose. Non si staccano. Non cresce però qua. Jackman per Wolverine viveva di petto di pollo e broccoli in pratica. Ma perché per forza? Cioè, non puoi. Porca vacca, l'attore coso, Joaquin Phoenix, no. Che è dovuto diventare uno stecchino. Per ma fare Joker. Christian Bale che continua. Quello c'ha un fisico elastico. Continua a ingrassare, dimagrire. Muscoloso, poi torna secco. Non so come.
È gommoso, eh. Non penso gli faccia assolutamente bene. Ah, non credo neanch'io. Cioè, così tanto. Infatti gli danno un botto di soldi, secondo me, per fare quei lavori lì. Charlize Theron, ragazzi, come sarà conciata Charlize Theron per uno... Non mi ricordo come si chiamava il film. Sono anche... Lì ci vuole anche... Devi essere anche un professionista, eh. E fare delle rinunce. Che fanno tante rinunce per fare quelle cose lì. Monster, sì. Monster era? Può essere, sì. Allora... Ma lo accelera ancora un po'. Ha ricato tutto. Ma dobbiamo dare la seconda manda di fertilizzante. Non ce la facciamo. Ma come no? Adesso ho noleggiato la fertilizzatrice gigante. Ho capito, ma no, ci abbiamo messo un'ora a raccogliere, quello è il fatto. Eravamo anche di più prima. Vabbè, possiamo mettere il botto. Non è vero, siamo entrati anche adesso. Comunque ce l'abbiamo un'ora. Vabbè, sì, uno comunque non c'era prima. Però non so, come volete. L'erbicida lo stai passando intanto? Sì, l'erbicida. Tropic Thunder aveva un cast della Madonna ed era un film relativamente delle balle. Robert Downey Jr., Jack Black, un botto di altra gente che adesso non mi viene in mente, ma se non so così. Io l'ho visto al cinema, da qualche parte ho ancora il biglietto di Tropic Thunder. Non so perché ho detto vado al cinema a vederlo, non c'era bisogno, però. And the Master of the Muletto. Comunque, la... oggi lo finiamo buttando tutti i veicoli che abbiamo giù nel fiume, giù nel ponte della prima, nel ponte maledetto. Cosa, Moro, scusami? Stavo buttiamo leggendo. Giù tutto nel ponte maledetto. Alla fine, vuoi buttare vai. Tutto lì? Andiamo a fare una diga di merda. Ben Stiller sì, anche lui è. Cioè, lo pagano tanto, ecco, diciamo così. Non mi sento di paragonarlo a Robert Downey Jr. o Ben Stiller. Perdonate. O Jack Black. Chiedo scusa, con tutto l'affetto, gli vogliamo tutti bene a Ben Stiller, però insomma. L'aiutante F ha completato il lavoro. Abbiamo finito di seminare? Sì. Anche diserbare non so. Ok. Non so dall'altra parte. E qua davanti. Dall'altra parte non c'è nessuno che diserba. C'è il bot davanti a me, ragazzi. Perché? Perché è finito. Sta seminando davanti a me. Allora, era la mia striscia questa. Non so chi l'ha fatto partire dall'altra parte. Lo spingo? Come fa? Lo spingo un attimo. Un attimo faccio sto pezzo. Tu gli Ezra inizia a fertilizzare. No, sto diserbando. Sto... Finita quella striscia, inizia a fertilizzare. Allora dobbiamo fare la seconda ondata. Tanto che se, piuttosto che non fare un cacchio. Spero che cresca. Ma che ti assicuro che Stiller costa più di Jack Black, molto di più. Ma non lo metto in dubbio, però insomma le capacità attoriali io le metto in dubbio. Io parlavo di capacità attoriali, non... Anzi, Chizzo, brucia le forti dalle balle perché sei una cimice nel mio cammino. Veramente. Ok. Posto così, solleva. Abbiamo seminato tutto? Cosa manca? Refresh. Bisogna rifertilizzare. Niente, è cresciuto di là, quindi vado già a raccogliere. Allora, sposto già, anche di qua è già cresciuto. Riporto il cingolato all'inizio. Sì, anche il... Bisogna... Anzi, Marco, no. Mi sposti prima di tutto il coso qui davanti? Wow. Posso già buttarla giù questa, che tanto non si serve più. Sì. State qua, devi di fronte il fiume. No, non lo fare, no, buttiamo giù tutto alla fine, parcheggiala lì. Oh. Veloce, Marco, veloce! Veloce, Marco, veloce! Porca miseria! Vado! Marco, veloce! È solo lento, va poco! Coltivate ancora, e dobbiamo fare the last... Gira piano la chiave, resort. Poi metti in moto, sistema lo specchietto... This is the last resort!
Ma non è colpa mia, ragazzi. Avevo il tasto su W. Ci mette no, ci mette mezz'ora a partire, ragazzi. La gialla chi ce l'ha? È il bot? No, non c'è Ah, ok, mi è apparso adesso il nome. Questo lo lascio qua. Ok. Aspetta che non possiamo fare come al solito a quadrato perché non è cresciuto. Cambiano qui. Qua abbiamo un'altra roba da levare che è fastidiosa. Solita mezz'oretta. Ah, lì ero già passato, guarda, devi fare d'altra mi parte. Mi sembra proprio il Lizard. In realtà sì. No. Solo la striscia lì in mezzo che non c'è. Sì, adesso è gigante questa striscia qui in mezzo. Cioè, rispetto al mio coso è piccolissima. Però, d'altra parte ho già finito da mo' il Lizard. Ho fatto una passata dall'altra parte. Inizio a raccogliere? Tanto sto spostando sì, gli sì. strumenti, quindi non è che... Quali sono i vostri succhi di pasta preferiti? Questa è una domanda. Il ragù? Pesto. Il ragù... Io ormai il pesto rosso, ti dico. È diventato il mio preferito, il pesto rosso. E ti dico, oltre però non saprei ragù... dire. Non so, la carbonara? Però la carbonara non è proprio un sugo. E viene considerato... Penso che te ne ha sughi pronti, quelli... Cioè, il sugo esatto, io intendo quello che... Lo prepari e ce lo butti giù. Esatto. Ma io ti dico il pesto rosso. La carbonara allora. È proprio tutto, è un tutto quanto. Il pesto, assolutamente. Pesto so. Normale? Il pesto rosso mi piace un sacco. Ho comprato tutte quelle taniche, ma non c'è una sega. Io stavo pensando, ma è cresciuto abbastanza. Per non c'è un... Amici, io devo andare a urinare, metto un attimo... Una raccoglitrice più veloce, perché... C'è la Top of the Pops. È il massimo quello lì, sì. Cioè, c'è quella nera, ma... Amici, arrivo subito, assumo un attimo l'operaio. Devo andare a urinare urgentemente. Sì, c'è la mia playlist su Spotify. Si chiama... Come si chiamava? Marchedì... Musicale? Marchedì musicale. Perché mi ha lasciato un pezzo? Ma perché l'hai messa qui? Non dovevi metterla qui. Mettila dall'altra parte. Cosa? Sì, però ti ha lasciato un pezzo. No, la collitrice. Ha lasciato un pezzo. Perché? È perché qui non è cresciuto niente. Sennò poi avrebbe già finito subito qua da questa parte. Non possiamo fare a quadrato come al solito perché non sta crescendo tutto regolare. Ma così va bene, tu vieni incontro, finisci. Cioè, tu finisci e poi no, questo finisce. Iniziare anche già dall'altra parte. Ma sì, ma da là inizio io uguale tanto. Arrivo subito. Cioè, siamo comunque cioppi. Fertilizzo un attimo a caso. Tanto. La roba cioè, fertilizzare fa crescere prima o fa crescere meglio? Fa crescere meglio, vale di più. Quindi top, fammi fertilizzare quel che riesco. Mi sa sia un po' lenta. Ok, c'è la donna col burka nella stanza di Marco, sì. Anche la matriciana è buona, sì, ma ci sono un sacco di sughi buoni, tantissimi. Cioè, poi io sono uno che mangia tutto. Mangio veramente di tutto. Però no, sicuramente ci sono un sacco di sughi miei preferiti, ma che non mi vengono in mente. Ma perché non è che c'ho una classifica stilata. Sicuramente il ragù è tra i miei sughi preferiti. Ragù di cinghiale, abbiamo il ragù, qualsiasi tipo. Cioè a me piace un sacco anche il ragù bianco. Altro ci dovrebbero essere delle novità su tutti. Sì, ti lo facciamo questa settimana. Luke ha detto che ha aggiunto roba, sì. Vedremo. Anzi, dopo faccio anche il sondaggio. Sì. Pasta burro e limone, no? Ok, è cresciuto un po' di più. Quindi faccio un po' nel mezzo. Minchia, quanto è cresciuto, aspetta, porca. Niente, non sto capendo più niente dove sta crescendo. Ragazzi, ma quanto è bella la sensazione quando pisci. Proprio è bellissimo. Preferisco quando fai la cacca. Preferisci? Sì. Non lo so, non saprei. Vai via, operaio. Ma poi sta tagliando malissimo. Io non li voglio mettere più gli operai. Piuttosto sto fermo. Guarda come ha tagliato. Non giocate più human fats. Cosa?
Human Fall Flat. Scusami. Human Fall Flat, immagino. Abbiamo fatto 2 settimane fa. Human Fall Flat, però. Se non escono i livelli nuovi, non ha senso farlo. Vabbè, dovrebbero esserci un bel po' di robe nuove. Però comunque, cioè, adesso da provare, però. Aggiungono un sacco di robe. Magari però. Human Fall Flat, tutti hanno il Fez. Pensate che in questo periodo della mia party facevano la festa dei bigoli e quest'anno non si fa niente. Era la volta buona che mi mangiavo un piatto di bigoli al ragù. Che buoni i bigoli. Ho assaggiati... Peccato per le sagre, porca miseria. Quelle cose... ma per un sacco di cose se ci pensi purtroppo è... Sì. Così. Vabbè. Grazie a Maria che ci saluta vediamo, sempre con i suoi download, come dice Pier. Il download the chess. Anzi, fammi fare. Amici, ma le linguine allo scoglio non mi piacciono, ragazzi. Lì sono un disgraziato. Sì, non mi piace. Le mangio da piccolo, cioè, a me piace tutto. Quindi. C'è stato un momento della mia vita in cui ho detto, ma che è sta roba? Eppure da piccolo le mangiavo. C'ho le foto, pure le cose. Mangiavo tranquillamente le linguine allo scoglio. Ma a sto punto giro a destra, come faccio? O continuo ad andare avanti e indietro così? No, devi continuare ad andare avanti e indietro. Non è completo il campo. Ma è già notte. E zero, vai a dormire. Vado io. C'è il pick up davanti là. Non puoi tabbarlo. Vieni con tutti. Quanto dormo? 10 ore sempre? Vai, faccio 11. Poi rallenta il tempo, che non credo sia più. Scusate la domanda OT, ma su GTA Online come cacchio si sblocca la Deluxe? Adesso del catalogo, non mi ricordo neanche, l'abbiamo fatto in live. Non mi ricordo neanche più cos'era. Dovete fare le missioni. Ah, Deluxe era il catalogo. Ma qui c'è l'erbaccia. Aspetta, la Deluxe era la macchina, la DeLorean, esatto. E l'Interceptor fare... la mia moto. Ma questo non è il mio. Beh, in realtà te lo spiegano un attimo, fare il gioco. Ma la questa non è la mia. Sta usando. Sbagliato, proprio quella di Yezar. Ah, ecco. Questa non è mia. Che l'abbiamo presa tutti, quella di Yezar. Ma Moro ha comunque sbagliato, mi sa. No, questa è quella che ho preso io prima. Te c'hai Bumblebee. No. Allora io avevo preso la tua prima. Sì. Puoi rallentare il... Mettiamo tempo reale. Mettiamo tempura. No, perché ci sono ancora alcuni pezzi che non sono... Merda, mettiamo 30, 60 mettiamo. E lasciami che non crescono tutti. Poi dopo mettiamo tempo reale. Sei in senso sbagliato, me ne fotto le palle. Perché tanto dobbiamo fare avanti e indietro finché non cresce tutto il campo adesso. Non fa. Guarda, metto il cruise control e me la godo. Ma poi ti lascia la rete pubblica, Chi? Ogni tanto. Se non è fatto bene bene. Ma il cruise control non è l'omino, Eh no, quando vai sempre dritto, ma se ti lascia la striscia di pub, se non è perfetto. Ma è curvo ogni tanto, basta che curvo, però intanto non devo stare lì col dito ad accelerare. Me la godo? Cos'è che ha detto Moro? Intanto me la godo. Ah, me la godo. Intanto lui Johnny Creek, un attimo, mentre va. Ma poi che buoni sono gli gnocchi, cazzo. Non ne vado pazzo. Ma te sei un imbecille. Sei solo vado... che un imbecille, vergognati. Non ne vado pazzo. Vergognati. Sono buoni, anch'io preferisco. Vergognati, Marco. I rigatoni, a me piace i rigatoni, oh. Devo dire, mi impregnano bene il sugo. Ma i rigatoni sono pasta asciutta. Ma sono base i rigatoni, non è niente di che. Non è che hanno il sapore diverso, è pasta. È tutta. No, i gnocchi hanno proprio un sapore diverso. I gnocchi però... è diverso. No, la pasta asciutta è la pasta asciutta. Poi la pasta l'altra e la pasta l'altra. Perché fa ste robe? Questa è colpa del botto che ha fatto col cacchio prima. No, a me gli gnocchi, quando mia nonna fa gli gnocchi col. Il sugo con la salsiccia, sugo rosso con la salsiccia ai funghi. Ah, sono buonissimi gli gnocchi. Bosco. Sono molto buoni gli gnocchi, assolutamente. Se io spostassi un pelo la webcam, perché tanto sono c'è un sacco di gente a cui non piacciono i funghi, Marco, ci credi? Beh, anch'io vado non pazzo, è, eh. Non è una cosa così. Anch'io vado pazzo, assolutamente. Non preferisco le olive. Cioè, siete, per me adesso allora, siete tutti stupidi. Preferisco molto di più le olive io. Vabbè, cosa devo mettere qualcosa di funghi? Se devo mettere qualcosa di acidino, preferisco mettere. Non sono acidi, scusami. Io lì, beh, l'acidino del. L'acidino del fungo, come no? Non è acido il fungo mai. Cioè, se prendi il fungo trifolato in scatola, non è il fungo ad essere acido. Ma c'è gente che non piace, lo capisco.
non è il fumo ad essere acido, altro, ma il... Ma è anche la sensazione olio di quel e... di alcuni funghi. Beh sì, è il contorno, sì, non è il fungo di per sé. Però ma infatti, no, se perché... quel senso lì, metto le olive. Perché molti pensano al fungo come... È molliccio. Muccico, ma in realtà... Ma perché lo fanno così? Perché effettivamente anch'io ho pensato perché, al... Perché se prendi funghi trifolati... No, sì, però se mangi un pezzo di fungo o i porcini, ma i porcini sono così. Infatti, tipo, neanche io apprezzo. Cioè, i porcini che sono quelli millantati da tutti. Sì, no, stavo dicendo quelli con il con come si dice? È il condimento. Tutto, no. I porcini sono quelli millantati da tutti, sono quelli che mi vanno di meno a me, tra l'altro. Però ci sono quelli piccolini. Però quelli i chiodini, i finferli. O le finferli, sì. A me piacciono quelli di bosco, tipo le piette o robe così. E sono più tosti, sono. O comunque a me non fanno impazzire i funghi, preferisco un sacco oppure di altra roba. Non mi ricordo come si chiamano, quelli giganti, i funghi giganti. Le amanite piatti, muscaria. No, quelli le amanite piatti, falloidi. Che li fai fritti. Le mazze di tamburo, forse. Ecco, sì. Quelli sono buoni. È una roba proprio che, se posso, la evito, sono sincero. Preferisco altro. No, poi il sugo della pasta con i funghi è buonissimo. Beh, sì, no. Ma un sacco di roba con i funghi è ottima e che proprio preferisco altro, io sono. Ma anche tipo la pizza, ma mi dici, prendi la pizza con le cipolle, porcini, prendo la pizza con non cipolle, sono i porcini, i pletorus. Cioè di funghi ci sono così, ce ne sono così tanti che mi fa strano dire non mi piacciono i funghi in generale, quello perché pasta funghi e parma, sì. Parla e funghi è abbastanza... Famoso. Tipo anche tipo a me piacciono un sacco gli ovoli fatti freschi, cioè proprio non cotti. Ma in insalata. Stavo ribaltando tutto. Anche fatti a forno. Gratinati. Tipo anche... Sono buoni i ma io delle robe non so cosa sono. Ma tipo anche di champignon, se non li cuoci non sono viscidi. Quelli sono buonissimi. Ovuli o cucchi? Crudi sono buonissimi con in insalata col sedano e il grana. Oh, ah, i cucchi sono gli ovoli? Vabbè, quello dipende da no, gli ovoli non sono pericolosi. È che l'ovolo da giovane è... non è ancora schiuso. E quindi è molto simile alla manita muscaria. E quindi lo puoi confondere con la manita muscaria che è velenosissima. È per quello che è pericoloso. Però una volta che c'hai l'ovolo e sai che è l'ovolo, puoi mangiare anche crudo così. Champignon crudi con insalata e carpaccio di manzo con scaglie di grana, sì. Quello sì. Piatto estivo, tra l'altro, giusto per questo periodo. Quante ne so di funghi. Perché da piccolo ci andavo con mio padre. Io andavo in montagna. Anche alle mostre, di funghi. E mi piacevano un sacco. Beh, io dopo per raccoglierli in montagna. Ah, sono pieni. Ma perché cazzo? Ma è una cosa. Ma è una cosa bellissima. Perché vai nel bosco, c'è una caccia al tesoro bellissima. Cioè, da piccolo. Grazie Ambri. Grazie Ambri. Cioè, io sono andato poche volte. Perché andava mio papà. Spesso andava da solo. Comunque con suo fratello. Da me però qualche volta andavo, mi divertivo. Anche io, cioè, andavo con gli amici. Ogni tanto mi portava anche a me o mio fratello. E io ero lì. Poi per carità, io ero piccolo. Dovevo stare attento. Perché magari raccoglievo una manita falloide, cioè, e mi mettevo tutte le mani nella faccia. Così assolutamente. Subito. Ti deve seguire qualcuno che sa bene. Sì. Perché sennò fai casini, soprattutto da piccolo. Ma dov'è il mio bambolo? Poi una volta mi sa, non c'erano neanche le restrizioni che ci sono adesso. Dove stai andando? E sto cercando il mio trebbia. Cioè, una volta non c'era bisogno neanche quello del patentino. Ah, io sto. Ho girato, ho sbagliato. No, ah, eccola lì. Sto guardando Moro io. Ma adesso è cresciuto tutto? Lì. Sì. Praticamente sì. Allora... ma ormai stiamo facendo tutto a caso. Beh, ma inizio a girare. Io ho iniziato a girare anche voi. Fate la striscia e iniziate a girare. Vabbè, a questo punto parte, tu finisci quel pezzo lì. Sì, finisco questo pezzo qua. Ma da piccolo a me mi piaceva un sacco, appunto, perché andavi nel bosco. Poi dopo Marco viene a scaricare anche da me. Sì. Andavi nel bosco e dovevi stare con l'occhio attentissimo. E si faceva a gara a chi ne trovava di più. Voi alla fine. Io, perché... Ma io quelle cose. Lì... Zottola, sì. Ma anche le cacce al tesoro vere e proprio, io amavo fare quelle cose tantissimo, lì in mezzo alla natura. Infatti tipo il campeggio d'estate,
che si organizzava le cacce al tesoro era bellissimo. Il fatto è che io durante l'anno speso funghi crudi. Mia mamma per fare il metro ha usato la classica storiella: una bambina c'è morta. Vabbè, quello se... ma quello anche quando mischi le carte, uno c'è morto, si dice giù, no? Quando mischi troppo a lungo le carte. Se, se, ma da me, da me si dice aspetti che fanno schiuma. Ah, che bella la schiuma. Il fatto è che quelle cose lì, quelle attività lì, le potevo fare o gli asparagi a scuola, anche, magari sì, mi portavano in qualche, qualche montagna alta qui intorno, oppure giù in Calabria, perché a Monza non è che posso fare con i miei amici. Parco giù di Monza? Come no? No, non l'ho mai... non l'ho mai... io non l'ho mai fatto al parco di Monza. È che in realtà ci sono. Ma bisogna sapere i posti per cercarli ben bene. Io lo sapevo in Sila, andavo con i miei posti. E nessuno te li dice i posti per cercare i funghi. No. Ma perché magari la maggior parte non lo sa. No, no, non te lo dicono quelli che non lo, che lo sanno, non te lo dicono perché ci va loro. Certo, certo. No, io lo facevo giù in Calabria perché poi... giù c'è la Sila, arrivo, arrivo. Okay. No, ma volendo il parco di Monza ci possono essere, comunque. Sì, ma non so. Immagino il parco di Monza, sto tizio che cerca i funghi. Guarda che secondo me si trova. In mezzo a quello che fa footing. Sì. Dice, scusi, ho visto per caso... No, dicevo anche gli asparagi, che tra l'altro anche quella lì, io da piccolo li odiavo gli asparagi, mi facevano schifo. Sì, la veramente ti perdi. Perché effettivamente gli asparagi dici, ma sì, ma poi piscio che puzza, cioè, robe lì. Ma in realtà se pure particolare, mia mamma me li nascondeva in mezzo, cioè li usava anche in mezzo ai sughi per insaporire robe così, e non lo senti l'asparago dominante lì. A me piace molto l'asparago. Però dopo quando andavo a fare la pipì me ne accorgevo e mi incazzavo come una bestia perché ero un bambino di merda. Adesso mi piacciono un sacco gli asparagi e rimpiango una volta quando si andava a cercarli che... cioè gli asparagi tempo che normale, vai a comprare al supermercato sono grossi così e non sanno di niente. Quelli grossi, quelli piccoli. Cioè non sanno di niente a confronto quelli che vai a raccogliere invece. Sono dei fili sottili e hanno un sapore incredibile. Un po' come tutte le cose. Però a me non... ma cioè, allora, alla fine. Anche mia mamma quando me li faceva... e li mettevo magari a pezzettini, quindi non mi sono mai abituato a mangiarli interi. E tuttora non me li faccio interi, li metto sempre vicino a qualcosa più tagliato. Beh, ma non li mangi mai così gli asparagi. Beh, ma guarda, c'è gente che si fa i piatti proprio con gli asparagi lunghi e si mette, che ne so, di fianco l'uovo oppure il... no, io... insomma, le sue cose. Vabbè, sì, cioè, tipo io al massimo li ho messi dentro un panino. Cioè dentro magari faccio un hamburger, ci metto anche gli asparagi. Al massimo il risotto con gli asparagi. Però, infatti, il risotto quello con gli asparagi e i carciofi è buonissimo. No, no, proprio solo. No, la mia mamma l'altra volta invece ha fatto il risotto. Pure parmigiano, beh, ci sta. Ha fatto il risotto. Il parmigiano sta bene. Con gli spinaci e il formaggio era buonissimo. Cioè, il tipo il Philadelphia sciolto, la roviola. Invece a me adesso mio padre inizia a prendere i risotti già fatti, quelli dell'Esselunga. Non realtà, mi fanno impazzire. No, in realtà c'è quello, però c'è sempre la cacca dentro quei risotti. Però c'è quello al tartufo che non è per niente male. No, ma non so. Ma allora, se vuoi qualcosa di particolare, anche il McDonald's è buono, però. No, però già se mi prendi il riso col tartufo, anche se delle Esselunga, dico una cosa particolare che non mi faccio per i fatti miei. No, io il risotto al tartufo non me lo faccio per i fatti miei. Magari ci sta che te lo prendi già fatto, più perché però il risotto è buono, è lunga. Beh, beh, mi devo fare il risotto comunque bene, non è semplicissimo. No, infatti, quindi prendolo già fatto. Però io sono dell'idea che i primi piatti bisogna farseli in casa, appunto. Cioè poi per carità, è questione di abitudine, magari, però è tutta roba che fa male. Io la roba confezionata, roba così, cerco sempre di evitarla in qualsiasi caso. No, è vero, ormai più che altro il risotto fatto bene ci vuole veramente tanto tempo. Sì, sì, no, ma infatti il risotto non è che te lo fai nella pausa pranzo. È come farti il ragù. Sabato alla domenica. Sì, come fare lo stesso discorso del ragù. C'è gente che se lo prende in barattolo, che ovviamente non è nemmeno un decimo di quello vero. Però che fai? Se uno non c'ha da starci dietro troppo, te lo pigli così. Però il pesto rosso invece in barattolo è buonissimo, lo mangiano il pane. Ma anche il... oddio, no, il pesto effettivamente mangiato, quello ligure e tutta un'altra cosa, però alcuni pesti, quelli barattolo, non quelli di marche famose, ma altri, non sono così male. Ovviamente non si avvicinano mai a quello fatto sui Liguria, pronti io... perché non so come è fatto. Io sono sempre stato contro i sughi pronti, però il pesto rosso di una famosa marca dei barattoli è molto buono, a me piace un sacco. Soprattutto barattoli. Un barattolo. Figa di sughi. E fai i barattoli, ovviamente, li mette in dei barattoli, tutta un'altra cosa, ovvio. Qualunque cosa. Per la verità, io fortunatamente il ragù me lo fa mia mamma, perché se non me lo comprerei
E mia mamma fa il ragù solo quando deve fare. Scatola pure io, però. Che è praticamente ragù. Perché comunque il ragù. È vero che quando te lo fai, te ne fai tipo una mastella di. Te lo tieni anche lì, poi. Di 90 litri e poi te lo metti nel congelatore. Vuoi mettere una cosa? Cioè, nel pesto comprato spesso mettono gli anacardi, non i pinoli. Perché i pinoli costano una barca di soldi. Ma veramente costano tanto i pinoli. Sono gli anacardi, diciamo, sì. Quello lì, corvo. Perché sto parlando anch'io di quello, però e io. Comunque costano molto meno dei pinoli, che costano veramente tantissimo. Come ne ridurre il tempo? Già andato a dormire. C'è ragione, anche perché è cresciuto tutto. Te l'hanno scritto prima, non stavi parlando. È vero. Io ogni volta che faccio la pizza con mio padre, che ha fatto il pizzaiolo, seguo la lettera cosa mi dice. Ma non mi esce mai fatta come Dio comanda. Ecco, vabbè, ma lì vedi, quella è esercitazione piace, lì anche. E come, ma ragazzi, anzi, come lo sport alla fine? Adesso? È come lo sport o come un videogioco, no? Ma perché? Perché ci buttiamo dentro la roba e poi alla fine la consegniamo tutte insieme. Ma non puoi, non abbiamo camion. Compriamo un altro camion. Prendiamo un altro camion. Ma allora appunto prendi direttamente un esatto, camion. Esatto, prendiamo un altro camion. Potremmo non vendere quello di prima, ma vabbè. Il Roadrunner prendiamo. A me quello della marca che hai detto, Corvo, non mi spiega. Devi esercitarti, cioè, lo fai tanto, tante volte e poi ti esce bene. A me la teriyaki la prima volta... No, allora, la prima volta mi era venuta decente la teriyaki. Poi dalle volte dopo, quando ho imparato a capire dove avevo sbagliato, quando mi è venuta perfetta, la faccio da Dio adesso. Che è una cacata la teriyaki in realtà, però era un esempio per dire. La prima volta sono andato senza nessuno che mi stava dietro, senza niente, l'ho fatta bene, ma potevo farla meglio, infatti Albus. Poi. Guardatevi stasera golf con voi. Golf tutti insieme. Ho comprato l'altro camion nel negozio. La frutta. Ma perché sono tornato indietro adesso? Mi ero messo a girare, sono tornato indietro. Sono veramente stupido comunque. Con i frutti. E sono una triste pasta col tonno. Mettici il limone e il peperoncino. Oppure mettimi questi meloni in mano, fai come l'ortolano. Bravo. Molto buono anche quello. Sì, se stasera, se siete sub e stasera volete giocare con noi e non avete Golf with your friends, potete acquistarlo su Instant Gaming, che costa tipo 4 euro, una roba del genere. Tra l'altro ci sono arrivate anche due chiavi. Infatti volevo dire... È che non possiamo fare giveaway, quindi non ce ne possiamo fare niente, che tira pure di culo. E buttiamo nel gruppo sub i primi due che la riscatto. Volendo sì. Possiamo metterlo nel gruppo, possiamo farlo. Quello non è mettere nel gruppo sub e chi le piglia. No, infatti, quello lì non è giveaway, quello lo possiamo fare tranquillamente. Quindi finita la live metterò con le due chiavi lì sul gruppo sub e primo che le riscatta. Su Discord o su Telegram? Mettiamo su Discord perché è più... Su Discord? Sì, perché è più facile entrarci. Quindi, se volete tentare la fortuna... Esatto. Perché non ce l'ha. Su Discord, nella parte dei... Sì, nella stanza dei sub, finita la live, metteremo due chiavi per Golf with your friends. Se non ce l'avete già, almeno il dito più veloce. Sì, è così. Le uova in purgatorio. Ecco, io non ho mai sentito queste cose. Ma chi è lo stronzo qui davanti? Non l'ho Marco. No, sorry, ma mi sono spiegato. Non ce la fai. È perché devo scaricare. Lo so. No, che mi sono ritornato indietro, però. Infatti tra l'altro sto andando avanti. E non in particolari uova in purgatorio, proprio specifiche. Guarda, vado a prendere. Ma l'hai preso? Sì, vado a prenderlo, porto volta. No, Budi l'abbiamo cacciato per sempre. Aspetta, vado a dormire prima. Vai. Mozzarella in carrozza molto buone, anche quelle molto semplici, ma molto buone. 12 ore. Non le mangio spessissimo, anche perché sono pesanti. Poi la mozzarella, io voglio quella buona. E qua non c'è mai quella buona, quindi... Come no? Avete un posto lì a Monza? Fighissimo? No, nel senso, non la prendi facile. Dove la sul prendi? Viale, no, sul viale è quello principale di Monza. C'è quello proprio che arrivano tutti i giorni dalla Campania, scusami, Perché non ci fai mai? C'è lì? Io avevo l'omino delle mozzarelle, ma non viene più. Ma c'è quel posto lì che... magari è lo stesso che ha aperto il negozio, che ne so. Magari lui lo ritrovo lì. Che ne so. È un signore pelato lì. Non lo so, è un signore pelato. Perché di solito quando vado a Milano col pullman passo lì. Ah, non lo sapevo. È dove c'è... praticamente poco dopo la stazione per andare verso in mano, Sesto. Odorami il mio anno. Nel vialone? Sì, nel vialone. Non ne posso. Vai un po' avanti. Odorarmi l'anno. Non lo sapevo.
Come si chiama? Scusi. Non mi ricordo, però c'è scritto proprio fuori bufa la campana. Ma perché io quelle lì cioè con quelle lì che pizza ti viene poi se provi a fare quello penso che gli arrivi tutti i giorni dalla campagna, come ci sono spesso anche a Milano i posti del genere. Io devo devo rifare la pizza tra l'altro. Noi abbiamo l'omino del mozzarella oltre a quello della polmonite. Arrivo, sto arrivando gli azzurri. Passava ogni tanto, gli chiedevi se ti interessava e lui passava la volta dopo. Quando non ti interessava più, dice non mi interessa più. Quel posto lì, prova a passarci, visto che lì. In caso compriamo un altro camion ancora, gli Ezra. A me piace anche acquosa. Cioè, allora, mi piace in entrambi i modi. A me sia un po' più secca che un po' più acquosa. Mi piace in entrambi i modi. Però vuoi mettere che mordi e senti la mozzarella di bufa, cioè un'altra cosa, proprio un'altra cosa. La mozzarella di bufu. Poi in realtà manca anche l'S lunga, la vendo. Ostia. Sì. Bufa? Sì, volendo, sì. Cioè la trovi. Ma però male, magari i supermercati la vendono. Magari non la trovi quella freschissima. No, però di solito è campana. Cioè, alla fine ormai i trasporti fanno in fretta. Anche la burra. Sì, no, chiaro. Ma non lo sapevo semplicemente che c'era sta roba. Ma a parte che non, anche delle sedute. Non è propriamente economica, però. Ovvio, ma le cose buone le paghi. Chiaro. Sì. Io amo la mozzarella in carrozza nonostante la piccola. Ma la mozzarella in carrozza è che è veramente buonissima. A me ovviamente non piace. È buoni, però è pesante, cioè preferisco mangiarmi la mozzarella normale. E pane, formaggio e olio. È pesante, appunto, cioè ti pesa, la mangi e ti pesa. A me friggere il pane veramente è una spugna d'olio, non ce la faccio. Mi viene il volto a stomaco solo veramente... a pensarlo. No. Ok, l'ho ripreso. Vado a svuotarmi. Non ti aspetta, dovrebbe arrivare il camion di nuovo. No, già qui, già svuotato. L'altro è fuel. Il fatto è che appunto la mozzarella in carrozza è buona perché c'è la mozzarella, a questo punto io mangio la mozzarella pan. E non sono così appesantito. Non che sia leggero. Cioè, la mozzarella ha comunque la sua importanza, però non è sicuramente pesante come quando la fai in padella così. Ha iniziato ad andare in senso orario gli esercizi. E la mozzarella l'amo, da quando sono piccolo che amo la mozzarella. Formaggio in generale, però la mozzarella è proprio... Io ho lato il formaggio. Mozzarella o... il formaggio... L'unico è il gorgonzola che da piccolo non mi piaceva perché dicevo puzza, mi fa schifo, quindi no. Lo sto iniziando a apprezzare un po' di più adesso da grande. Le acciughe non mi piacciono. E a me le acciughe solo se sono usate per insaporire tipo un sugo, roba del genere. Acciughe e... Ma se mi arriva un'acciuga in bocca, menchia. Perché io mangio tutto, ma veramente l'acciuga ha un sapore talmente forte, non ce la faccio io. Preferisco lo sgombro. A me tutte quelle cose non piacciono. È tutto diverso. A me non piacciono però tra le quali sottoglio. Le acciughe per me sono una mazzata. Ma poi cosa sono buoni, non so se ai sensi. Quelli che si mangiano spesso a Natale, così, quei peperoni, no, quei peperoni ripieni col tonno. Ah sì, peperoni sì, un po' piccanti col tonno. Solo Natale, da te? Io di solito li mangio a Natale, no, da me un casino, costano quei cose. Vabbè, ma li fai anche volendo. Sì, li puoi fare anche, però. Mio fratello li ha fatti. Con dentro tonno, lì ci sono anche le acciughe, tipo. Tonno, acciughe... Tonno, olive anche. Volendo. Io acciughe tutte quelle cose lì non mi piacciono. Quelle lì veramente le mangerei. I capperi sono la versione nerfata delle acciughe, in realtà, se ci pensi, come sapore. Mi piacciono un botto i capperi. Acciughe, sardine, non mi piacciono quelle cose. I pesci no, in generale non mi piacciono. Quelli che diceva Giazza non sono dei peperoni, sono dei... No, quelli... Sono tipo dei peperoncini, sono sott'olio. Esatto, sì. Sono ripieni di tonno, acciughe e capperi, tipo, e messi sott'olio. Esattamente. C'era una puntata di Futurama delle acciughe, tra l'altro, che era diventata una roba ultra rara perché tutta la razza di Zoidberg se l'era mangiata tutta nel pianeta, non ce n'erano più. E quindi l'unica cosa di acciughe che esisteva costava tipo 1 milione di miliardi. E l'avevano usata per una singola pizza, tra l'altro. Sarà che basta un altro camion di Ezra? No, non lo so. Perché qua non l'avevo visto che mancava veramente così tanto. A me il pesce no, a me piace solo... È incredibile, piace solo il sushi come pesce. È assurda sta cosa, perché dovrebbe essere il contrario. Pure il pesce cotto mi fa venire da vomitare, proprio. Acciughe? Acciughe salate? Anche le volte che in dieta, quando ero con chi mi preparava, mangiavo il merluzzo, a forza da morire perché mi veniva da sboccare.
Pure il merluzzo in realtà è quello meno, cioè non dà fastidio il merluzzo, non è che si sente. A me è cotto il salmone, tipo non mi piace troppo. Quello il salmone cotto è bello, bello, però è buono deciso come perché di solito poi è sempre quello affumicato e il salmone affumicato un po' mi piace un sacco. Il tonno non mi dà problemi, forte. Il tonno l'ho sempre mangiato. E tramezzini, a parte i tramezzini, ma in generale il tonno da quando sono piccolo che ne mangio è molto buono. No, io il merluzzo lo faccio in padella con i pomodorini e le olive e i capperi ed è veramente buonissimo. Prendo i filetti di merluzzo e lo faccio quelli surgelati tipo, sì. E lo faccio così, viene buonissimo, viene. Ecco, l'anguilla già mi viene da sboccare, sentite ste robe. Buona l'anguilla, no, Mark, devi mangiarla. Beh, l'anguilla potrebbe anche piacere, perché non è molto diversa. L'anguilla, ma è un po' come il baccalà, cioè il baccalà. L'ho assaggiata una volta, ma ero piccolo, dovrei riprovarla adesso, effettivamente. È come il baccalà, no, che è tutto diverso dal solito pesce, il baccalà. Ma anche il baccalà è molto più carnoso. Ma l'anguilla è incredibile, quanto è buona. Marco, il poke dove lo lasci? Ma il poke che c'entra? È che c'entra il poke di insalata col pesce. Poke, ma a parte il fatto che è sushi, praticamente, esatto, il poke è buonissimo. Sushi, sashimi, io tutto il sushi lo mangio, se me lo metti a mo' di sushi me lo mangio. Quando me lo fai cotto non mi piace. Crostacei già, di crostacei me ne piacciono un sacco. Invito tutta la chat di Termos, serata ramen, vai. Dove ci si vede? Quindi tra un anno l'anguilla che sapore ha di anguilla, perché ha proprio il suo sapore. Sarebbe figo fare una serata, mi ricordo come le faceva Ciccio al ristorante. No, sì Max, però è un sashimi tritato, sì, ma che praticamente è come al sushi. Lo so che è tecnicamente hawaiana la ricetta, però è sushi che c'è dentro come sapore è sashimi. È una tartare di salmone o di tonno. Tartare c'è sashimi a cubetti. Chiaro, ci puoi mettere il pollo, è come il sushi, nel senso è esattamente come il sushi. Diciamo che è una ricetta giapponese, però è praticamente. Ciao Aranel, credo. Non è cotto. Chi meglio di te? Puoi farla anche. Infatti, Aranel, veniamo da te. Ci vediamo lì. Peccato che è scomodo perché in Sicilia è abbastanza lontano. Vabbè, tanto. È l'occasione per andare in Sicilia. Andiamo a Letta una Comics e poi. Magari dalla parte opposta della Sicilia, quello è un altro problema. Ma mi piacerebbe un sacco fare un raduno privato con tutti i fan, però è veramente è che è una veramente una cosa quasi utopica, purtroppo. Aran è fatta, ma in realtà è fattibile, devi solo organizzarlo un po'. No, è fattibile, solo se certo. Pure il vestito di Arrow, però Aran. Però cioè anche al giorno d'oggi, vabbè, il periodo adesso sicuramente vabbè. No, però dico anche Camin, grazie. Al giorno d'oggi non so quanto, cioè a parte perché non ho idea di quanta gente verrebbe. È quello il fatto. Perché se vengono 200 persone sono un botto 200 persone. Ma infatti va fatto a prenotazione e chi ha riscattato il posto? Sono quelli che sono, devi prima sapere quanti posti hai. Aspetta che lo metto io. Ci vorrebbe proprio un organizzatore d'eventi che organizza tutto. Devi prima sapere quanti. Perché al posto di fare la classica spettacolo a teatro, a me piacerebbe un sacco fare una cena con catering. Tutto organizzato, sarebbe fighissimo, sarebbe. Con i fan, dici? Sì. E come fai? Ma offri tu, Moro. Io non so proprio come fare a organizzare una roba del genere. Bisognerebbe, non lo so. Ciccio faceva il salsiccia party, ma a parte che aveva le sue responsabilità. Comunque, e poi comunque aveva a prendere l'ambulanza. No, ma Ciccio l'ha fatto, anche al ristorante giapponese. Sì, è vero. Però lì aveva tutto il ristorante, cioè si era comprato il ristorante per quello. Beh, minchia, ma non è che ti compri il ristorante. Te gli dai tutti i posti occupati al ristorante. Però faceva prezzo budget, probabilmente, se ti ricordi. Faceva? Un prezzo budget, tipo faceva pagare 10 euro. Non era il prezzo ufficiale del. Vabbè, tanto. Perché comunque di farmi. Magari ci metteva qualcosa. O magari ci metteva l'unità. Ma comunque, se te hai un ristorante gli dici, guarda. Quel giorno a mezzogiorno. Ti prendo tutti i posti. Sì. Sì, fatta come una montagna russa. In realtà ci sono bello tanti posti dove puoi fare una cosa del genere. No, ma i posti ci sono. È che non so, perché io non lo saprei organizzare.
ci vorrebbe uno che si occupa proprio. In realtà, allora, cioè, credo che vai là al ristorante e gli dici: questo, questo giorno qua ti prendo tutti i posti. Allora, al ristorante forse sì. Però non lo so se, essendo una cosa organizzata, devi appunto. Che ne so, no. Cioè non, ci dovrebbe, non c'è bisogno di un'ambulanza proprio perché lì fa ristorante. Perché è il ristorante, come se fosse il ristorante pieno. Lì c'è il ristorante, semplicemente, però. Come se fosse un ristorante pieno, non lo so. Ma tanto sempre... Ciccio faceva delle specie di biglietti per contenere le persone sì. che no, potevano lui arrivare. Lui sapeva prima quanto. Esatto. Il posto, quanto, quanti posti aveva, e poi lui metteva online, diceva ci sono 200 posti, primi che prendono. Sì. Te non puoi dire prima quanti siete e poi vai a prenotare. No, no devi farlo. No, no, nel senso poi... che comunque oltre quella cifra non andava perché esatto. sennò non ci stavano più, venivano e stavano là fermo. In realtà non credo sia così complicato organizzarlo, però. Ma perché, cioè, proprio, perché non lo so se c'è. Tutti insieme. Se serve andare, qualcosa. Bisogna trovare il posto. Amici, siamo arrivati alla fine. È un posto che anche sia d'accordo effettivamente che lo fa. Teoricamente sì, perché se ti riempi il locale, soprattutto dopo sto no, periodo. Amici, dei tour, cioè... non, dei tour non abbiamo in mente di farli perché non è così semplice farli. È legale fare i tour, ragazzi. I tour è quello lì, hai bisogno di se, se non organizzi, cioè se io vi dico, oh raga, che ne so, domani ci vediamo tutti in Piazza Pesaro e domani in Piazza Pesaro ci sono 200 persone. Arrivano i carabinieri, ci arrestano tutti, è illegalissimo. Guarda che adesso non è periodo a parte, vabbè, a parte adesso, ma in generale vengono i carabinieri, dicono questo assembramento. Se fosse un momento non di pandemia, è comunque illegalissimo. Non si può fare una roba del genere, siamo pazzi. Multa go go, arrivano lì con i lacrimogeni e ci sparano nella faccia tutti con i fucili a pompa. Non mi ricordo chi l'aveva detto, se era... Manca il ciuffetto, chi, che fastidio! È arrivato anche l'elicottero, cioè c'era l'elicottero perché c'era troppa gente. Avengers, assembramento. Beh, è come appunto arrestati. Quando... È come appunto gas uno nervino, quando vuole sì. fare una manifestazione di protesta deve comunque sempre avvisare, non è che puoi fare a caso. E fungetevi un gruppo vacanza, voglielo dire. Ma Gizzard, non vai un cazzo, non vai. Per favore. È vecchia sta qua, È vecchia, la sistemi se è vecchia, ma guarda te, per cortesia. Non ha benzina, quello ho fatto, sto notando adesso, e zero benzina. Riparto. Metto questo coso qua e poi ci buttiamo tutti sotto. Finire, dai. Abbiamo finito? No. Te hai finito, Marco. Io vedo tutto marrone qua. Ma probabilmente non mi ha caricato, semplicemente. Comunque no, lì, del ristorante non sarebbe neanche, ovviamente se ne parla l'anno prossimo, ma comunque non sarebbe così infattibile, diciamo. Ma per il ristorante no, infatti, cioè devi semplicemente capire chi devi contattare, chi devi parla comunque l'anno prossimo. E comunque io voglio che alla prossima fiera dove andiamo, quando sarà finita la pandemia al 100%, quello, ma anche metti tra 2 anni, quando proprio ci sarà zero pandemia... Io vi voglio vedere tutti con le mascherine comunque, perché alle fiere siete tutti comunque degli schifosi portatori di virus. Sempre, non è possibile. Qualcuno di noi ci rimette comunque. Quasi tutti. Sempre, torniamo dalle fiere sempre tutti di merda. Siamo devastati siamo. Tutti di merda siamo ogni volta. Che bellissimo, in realtà colpa anche... Cioè, tipo, io spesso e volentieri abbraccio anche eccetera, e lì anche sono io, che vabbè. Gente incontra più probabilità, semplicemente quello. Con la gente in fiera sono abbastanza espansivo fino a una certa ovviamente. Ah, ci sono un altro camion. Andiamo così. Non li prendo tutti. Cioè non è... che... No, non lo prendiamo. Prendiamo qualcosa di più piccolo. Tanto qui facciamo finire Marco. Intanto compro. Yeah, cheers. Drinals. Drinals, grazie mille. Grazie Pray mille for per il noi. Mancherà vedere le vostre cadute. I clacson maledetti. Tranquilli, arriverà il prossimo. Arriverà un'altra serie. Sarà l'attesa per il prossimo, dai. Questo qui lo posso non parlare dei limoni che si fa in fiera Marco, ma queste sono illazioni a cui non risponderò. Il camion qua è pieno. Portare col trattore, lo posso assolutamente portare. Calunnie e bugie. Ma non tutto. In realtà sono timidissimo io. Il camion è pieno e tra l'altro non ho neanche scaricato tutta questa, ma che palle. Pietro Pipozzo. Adesso vado a prendere. Non ce la fai, dobbiamo fare in due lo stesso qua, mi sa, è troppo largo. Staffetta io come vi raggiungo? È come noi dovremmo raggiungere te, Ara, nella stessa notte. Esatto. Gli aerei. Più che altro. In realtà. Ma cosa dici?
Grazie per 29 mesi. Grazie Mare Archella. Quanto costerà un volo, che so, Palermo-Milano? Non ci ho mai guardato prima, saprei, non so. 70, 100 euro, 70 euro. Ostia, ho pagato io 30 euro andare a tornare. Non so, io sono mai andato in aereo, Liezza. Mi ricordo per sentito dire dai parenti, dalla gente che prende l'aereo. Effettivamente costano quasi meno i voli internazionali che quelli nazionali, da una parte all'altra, però... Che costerà 50-60 euro andata e ritorno. Andata e ritorno, che alla fine una volta all'anno è anche dal fattibile. Periodo, effetti, sì, sì, ovviamente dipende dal periodo. Parlerebbe di fiero, magari che su Geek o Cartoon X, quindi ottobre o marzo. Diciamo un po' fuori stagione. E poi perché non mi sento... Vabbè, anche da Catania, vabbè, uguale. Catania, Palermo, preso Palermo perché era quello centrale. Se la cavi con 40-50 euro. Non è così infattibile, diciamo, per chi lavora, ovviamente. È comunque una spesa, certo, una spesa, ma se vai in giro così è ovvio. Una volta che... l'anno ci può anche stare, dai. Dipende, ovviamente dipende dalle vostre tasche. È ovvio, tutto. Se lavorate tutto, se ho lavorato. Costa meno andare all'estero, sì, io ho pagato 30 euro andata e ritorno a Londra. Cioè, costa 50 da Catania a Milano. È vero, io e Corvo abbiamo una foto insieme. La foto dove siamo parecchio cari. Dovremmo rifarla, Corvo, la dobbiamo aggiornare. Hai preso robe? No, sto arrivando. Svuoto tutto. Dov'è il camion? Vieni, inizia a venire qua. Ah, ma non c'è più l'altro. Portiamo tutto qua, no? Il fatto è che c'ho anche l'altra trebbia da spostare. La sposto io, tanto qua... Ma dov'è che vale di più il raccolto? Ah, io stavo andando qua, ma effettivamente... Però dov'è? Montacarichi cereali, porto, montacarichi centrale... No, ma vale di più al ranch, ma non tanto sul ranch. No, è qui di fianco il ranch. Arrivo. Marco, vieni a guidare il camion. Tutti e due le verdi sono da svuotare. Sì, mi devi avvicinare le trebbie, però. Anche sì, le due verdi hanno comunque qualcosa dentro. Slunga i condotti. Dove vado a consegnare gli sì. E devi svuotare tutti e tre moro, poi raggiungi. Ok. Che bello sto camion. Guida con più fatica, però, Si gira più lentamente. Ma è anche più pesante, Sì, è pesante. Quanto carico hai? 100% 59.000. Ah, no, è 50. No, è vero perché il cassone è sempre quello. Sì, è sempre quello. Ragazzi, chi è in Sardegna? Sardegna costa di più. Devi fare, ragazzi, sei lì. Ovviamente Sardegna costa molto di più andarci. E poi chi sta lì penso stia bene perché è bellissima, però Sardegna, è un casino, così. È un casino andare a abitare lì, immagino. Però sarebbe magari quel posto dove vai ad abitare magari quando hai un'età, esatto, hai un'età che tanto non devi lavorare, non devi farti grandi spostamenti, sì. Ti godi un posto per bene, bello rilassato, magari le case costano anche un po' meno, non lo so, una volta quando vedevo io i prezzi delle case che ci lavoravo così, costavano meno le case in quei posti là lontani, però... Adesso magari è anche cambiato, cioè sicuramente cambia sempre. Aspettiamo che arriva Moro. Sto ancora scaricando. Ma che tromba? Ma proprio un rumore da camion. Molto bene, bravo Marco. Per che cosa, scusate? Che cazzo è terribile questo. Ecco qua, ma non scarico. E io sì, però. No, aspetta. Ah, perché deve cambiare, sì. Arrivo a Lurench. Ti sono bravo in generale, volevo farmi un complimento. E qua, quello lasso. Amici, santo, adesso però santo. Siete tutti dei maledetti perché come al solito mi sta brontolando la pancia in una maniera vergognosa. Sì. Tanto apro Discord così. Ma come che Davide, vai a letto alle 6, cosa ti sveglia adesso? Beh, Discord. Metto le chiavi. Sai cosa potremmo fare invece anziché buttare giù tutto nel fosso? Ma perché no? Dai, voglio, sono curioso di vedere quanto vale un campo intero. Cosa c'entra? Ah no, pensavo di buttare giù il camion con la no, qua, no. Anziché buttare giù tutto nel fosso. Potremmo mettere tutto nelle rotaie. Al passaggio a livello. Aspettiamo un botto però. Devi aspettare quel treno, devi spostare tutte le rotaie. Ho capito, ma sai che spettacolo, esplode tutto in aria. Mettiamo almeno tipo gli tir e una trebbia magari. Ma secondo me guarda che non ci mettiamo tanto, è lì vicino la rotaia. Ma come li metti fisicamente?
Ci stanno tutti sulla... Come no, li metto tutti lì? Ah sì, è la maglia di TT. Eh sì, buonanotte, di Pampling. La mia è quella di Zavio invece, quella di Back to the Future, in giapponese. E Ruffy, sì. È molto bella questa maglia, mi piace molto. Vai, iniziato a scaricare. Guarda come cacca Lietar, guarda. Pazzo questo, forse? Oh. Oh, oh. Resettateli tutti così sono vai, vicini, vai. Non è una brutta idea. 160.000 più. Ah, è vero, possiamo resettare tutto non per essere subito vicini lì. Vai, inizia a resettare la roba te, Eliezer. Devi staccare rimorchi, mica rimorchi. Ma in realtà la ferrovia è proprio qua, non che no, la, il passaggio a livello. Ah, vabbè, ma non la ci va fuori da qua. 160 più 160 più poca roba qui. Più qui c'è poca roba. Viene da piangere, è stata una bella avventura, un po' come Raft, Minecraft, tutti quei giochi 300... che poi definiamo e siamo tristi. 350.000? In tre raccolti già te li ripagavi tutto il quindi campo. Resetto ragazzi? Sì, sì, sì. Iniziamo a resettare tutte le cose, mettiamo tutto nelle rotaie. Ah, anche la Miti Trebbie, però aspetta. Mi acchiappa il camion, mi acchiappa il trattore. Ma ci sarà un macello adesso al negozio. Ma mi hanno acchiappa. Sei riuscito tu, Moro? Ma anche la lama, beh sì, anche la lama. Ah, ma stavo sbagliando. La lama, chi se ne frega, è la roba grossa. Stavo sbagliando, giusto per vabbè, fare te resetta tutto, ma... Poi c'erano questi qua sopra. A prendere il trattore, c'è il tir. Che è? Possibile ricollocare a uno. Perché tu Marco sei ancora qui sul tir? Non me fa, non me lo fa cliccare. Ah, non c'è più spazio là. Ah, è per quello dici? No, che non te lo fa cliccare perché non ci prendevi, Marco. Ma tuttora. Eccolo, fermi. Sì, ma c'è un macello qua. Allora, guarda, basta fare così, Liezza. Aspetta però a metterli sulle cose. Ciao, sì, no, li mettiamo lì davanti, poi li spostiamo tutti insieme, noi facciamo prima. Che lavoro. Aspetta, cosa posso prendere? La treppa? No. La treppa. Il muletto, sposto il muletto intanto. Ecco, qualcuno ha aperto la trebbia e non posso più passare ora. Vado in retro. Aspetta, aspetta, mettiamo su. No, no, devo farlo a retro, aspetta. Amici, è la nostra fine questa. Dai, provaci, provaci. Provola. Pezzo di merda, l'ha suonato, ha suonato, ha suonato. Beh, Moro, parte no, via insieme. No, lo devo mettere, roba. Devo mettere via. Aspetta, le lame no, perché occupano troppo spazio. No, le lame non le mettiamo. No, aspetta, lo metto un po' più in disparte questo, che sennò dà fastidio. Lo metto così. A destra di qua. Amici, ci siamo, eh. Lo metto qui, guarda, lontano, così non dà fastidio. Ma Marco, l'hai messo sulle rotaie, l'hai messo. Aspetta, non devo? No. Il lame no allora? No. No, no. Quel camion. Io fedele camion giallo. Fedele da una volta, però. Con tutta sta roba non credo. Marco, ma il rimorchio? Beh, anche il rimorchio il camion poi. Il rimorchio del camion sì, dai. Ma veramente tanto ingombrante. Quello è un po' ingombrante, veramente un sacco. Marco. Serio, non pensavo di farcela. C'è il muso lungo, sai, lì, eh. Tra l'altro non mi va andrà a 20 frame. Ma ragazzi, ma il camion giallo pesa il triplo di quello normale, comunque, almeno. Era un transatlantico, non è un camion. Eccomi. Eccomi! Aspetta, manca da... Perché ci metto quel quarto d'ora a farlo girare, questo? Esatto, quel trattorino. Cosa okay, manca? Sì, però aspetta, manca questo. No, questa non ha il, c'è il pick up, aspetta, porto il pick up. Manca una motrice. Sì, camion con rimorchio, anche io li metterei per lungo, magari. Ma manca una motrice, però. Per cosa?
C'è. Quello lì non c'è la motrice. Quello ah, serve. No, okay. Ah, yeah. Vabbè. Amici, ci sono messo la porta quello. Boh, dovrà muovere tutto, no? Manca solo il pick up. Proprio quello. Allora, adesso cosa facciamo? Aspettiamo che arriva il treno. Non lo so se ci sbrighiamo. In realtà... Io metterei tutto. Vogliamo sbrigarci, dai, sbrighiamoci. Iniziate a mettere le robe nelle rotaie. Questo lo metto qui. Beh, quelli con rimorchio li metterei un po' più avanti. No, li metterei per lungo quello con rimorchio. Dai, faccio io quelli con rimorchio. Tu inizia a spostare le robe davanti. Vai. Prendo il muletto. Le trebbie. Aspetta, lo piazziamo qua. Ma per lungo? Veloci, veloci. Secondo me viene fuori un lavoro. Moro, aspetta, ti seguo col camion. Ne è arrivato il treno, amici! Veloci! È arrivato il treno! Oh mio Dio! Che burdello! Che lavoro! No, mi sta portando via! Mi sta portando via! Yezar! Yezar, dove c'è solo Togliezza, c'è solo Togliezza! Portatecelo! Ma guarda dove è finito il muletto! Ma dove è andato? Il muletto quello? No, è la... il diserbante gigante. Ah, il diserbante gigante. Ma guarda Bumblebee! No, amore mio, cosa fai? È morto, Marco, è sotto sopra. Ma è stato bellissimo. Cazzo, stavo mettendo il primo veicolo. Arriva subito il treno. Una roba tutta glitchata, è stato bellissimo. È stato veramente molto bello. Guarda quel camion giallo lì, che disastro. Dai, ma cosa muletto, ne pensi, Il muletto si sta ingroppando. Questi sono i Transformers. Cosa succede qua? Sta ingroppando. Ma il camion giallo è da fargli una foto, Lui si è messo in posa il camion giallo. Allora, effettivamente la rubrica dei quadri. Dai, allora vi faccio vedere prima di chiudere. Michael Bay. Allora, questo. Ah, questo come si è incastrato? Guarda, scusate. Aspetta. Allora, prego. Screen di questo per un quadro. Questo. Questo è uno solo. Poi potete fare. Come si è incastrato? Punti, lo screen di questo. Aspetta, vi prendo anche le macchine che fanno la coda. Poi questo è un altro quadro. Prego. Poi. Quello giallo me lo appendo in camera se me lo mettete. Vado a fare anche Bumblebee, che purtroppo. Bumblebee è un bel lavoro anche quello, sì. Purtroppo Bumblebee ci ha lasciato, ragazzi. Qui. È diventato freddo. Bumblebee, prego. Questo è il terzo quadro di oggi. Amici, è finito. Cioè, abbiamo finito questo enorme viaggio incredibile. Fammi mettere le webcam, dai, tiè. Questo viaggio gigante. Bonca gigante. È finito. Abbiamo anche sforato oggi, ma era una fame episodio. Però è stato bellissimo. È finito questo, ma io vi ricordo che secondo me nuove avventure. Si parte con la figaggine. Domani Hunt, ma mercoledì iniziamo subito Grinnell. Inferno verde. Iniziamo subito Green Hell. Io non vedo l'ora, perché secondo me anche quello lì sarà una serie regalerà. Speriamo regalerà belle cosine. Allora, ricordatevi, però con una lacrimuccia lasciamo questa sera. Ricordatevi di fare il giveaway, mi raccomando, chi non l'avesse fatto. E adesso metterò le due chiavi di golf sulla chat dei sub di Discord. Esatto. Quindi, per chi non ce l'ha, mi raccomando, è per Steam. Quindi esatto, più veloce da attivare su Steam. Appena finisce la live, quindi tra 5 secondi. Quindi amici, grazie tantissimo a tutti di averci seguito in questo enorme viaggio. Noi ci vediamo questa sera con golf. Con golf tutti insieme. Il resto della programmazione ormai lo sapete. Esatto. Quindi se non lo sapete, seguiteci, che tanto siamo sempre in aggiornamento. E i social anche. Ciao belli, buon pranzo. Buon pranzo. Un bacione. Ciao.